E si parte dal vivo immediatamente con i trick e track e ballacche. Bentornati! Ti aspettavi tu tutta questa velocità? Ma sai, io sono sempre allibito da questa tecnologia alla quale non si riesce a stare dietro. Bentornati, benvenuti. Un sacco di gente nuova oggi che viene per la prima volta. Però calma, calma, perché è lunga la situazione. Sembra una live normale, ma poi... Non lo è, abbiamo in serbo tante sorprese e altrettante sorprese in inglese, quindi aspettatevi. Non ho capito. Ah no, sta caricando l'HDMI 3, vedi. Beh, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare un applauso? No, Rocco semplicemente stava sottolineando la manchevolezza del segnale. Dovete immaginare, Rocco ha un bastone in mano e ci indica una parte della televisione. E immagina che noi capiamo che cosa stia... Però ci siamo persi dei pezzi oggi, mancano due pezzi. Ma io che ci devo fare? Ma ti hanno risposto? Non mi hanno risposto, quindi si attaccano al pisello andante, come si dice. Ah però, allora poi facciamo una stretta, li lasciamo entrare e poi riallarghiamo. Facciamo una cosa... Perché avremo tanti ospiti questa sera, abbiamo tanti ospiti. Vi piace... è vero che sono vi proprio... piace Billie Eilish? Non è potuta venire. Ti piace Margot Robbie? Guarda, guarda che cosa ti ho combinato, guarda. Oh. Cristo, che Rocco, merda. Madonna mia, Guarda, oggi veramente ci vai vicino. Okay. 41.369, 661 sostenitori e 3 ore alla fine. Ragazzi, io non sto nella pelle... Non sto nella pelle perché finalmente si fanno le cose male come piace a me. Forse peggio, vediamo. Ragazzi, voi, cioè, lo so che non sapete che cosa c'è dietro. E molti di voi dicevano, no ragazzi, ma voi più andate avanti, più vi intascate i soldi. Le vostre... tutto ciò che pensate, sappiate che è sbagliato. Perché adesso siamo quasi a 500 persone... E non sappiamo dove cazzo chiavarle, non sappiamo dove trovare una pizzeria con 500 posti sopra. È una sala che ci permetta di... È un macello, adesso è diventato un macello. Se prima era fattibile, sta diventando un macello. E sono molto molto curioso di vedere se ce la faremo. Se no organizziamo un comics e ce li schiaffiamo. Novità con Davide La Rosa. Oh ragazzi, Davide La Rosa è tutto il pomeriggio che mi sta chiamando perché ha capito che forse... la sceneggiatura non può più scriverla lui. Poi gli mando un messaggio, magari gli dico, guarda Davide, segui la live, però insomma... No, poi... forse, già adesso non può più scrivere. Aspetta, sì, vediamo come sta andando. Allora, vogliamo fare un recap? Perché noi ci abbiamo tante cose da mostrarvi, poi ci sarà una parte dedicata al cibo, poi ci sarà una parte dedicata un po' all'horror, al mistero... Però vogliamo raccontare in che tier siamo e che cosa sta per succedere? Allora, al momento siamo in uno scaglione del nostro horror alla rovescia piuttosto auspicabile, oppure no, a seconda dei punti di vista. È uno scaglione interessantissimo perché cominciano veramente ad arrivare i problemi. Dunque... Ora vi leggo tutto così non sbaglio, un attimo perché la rete è congestionata dai tanti partecipanti che stanno navigando, stanno condividendo con le famiglie questi meravigliosi momenti. Al momento siamo nello scaglione 40-45K che ci permettono di usare un'attrezzatura di quasi tutto rispetto, cioè una videocamera di consumo. Una Sony Handycam, per esempio, quindi una videocamerina per famiglie, ok? Gli operatori di ripresa siamo io e te, sì. Con questa cosa. La regia è di Rocco. Rocco? Cioè, non lo so, ultimamente con le transizioni Rocco mi spaventa. La regia è di Rocco. La sceneggiatura è di Paolo Di Falco. Scrivendola in 2 settimane di tempo. Non che ci deve mettere 2 settimane, ha 2 settimane. La musica la fa Strafaigo 90, chitarrista metalcore, perfetto per le colonne sonore. L'audio sarà totalmente doppiato e sonorizzato in post-produzione. I malus di questo scaglione sono: 1. Un personaggio verrà doppiato da un attore del sesso opposto. 2. Realizzeremo una creatura spaventosa in cartapesta. 3. Realizzeremo una scena di amore.
E poi il giovane e talentuoso youtuber Francesco Miceli, in arte Fraus, morirà in una sequenza del film, dando fondo all'umorismo che l'ha sempre contraddistinto. E io mi sbilancio nel dire che, oltre all'umorismo, darà fondo alle sue doti drammatiche, che tutti sappiamo essere strabordanti. Quindi, quindi in questa fase già ci sono delle cose che ci mandano a ramengo. No, già una merda. Così. Già una merda, perfetto. Nella successiva, che oggi vediamo se ci arriviamo, perché c'è la fotografia. La fotografia, scusatemi. La fotografia di chi è? La fotografia di questa Michele Nero Opaco. Michele Nero Opaco, che ci ha dato buca. Nero Opaco. Michele Nero Opaco della fotografia sa solo che si scatta, non sa nient'altro. E Fraus, mentre muore, fa oh. Sì, sì, ovvero. Oh, lo facciamo morire con oh, veramente? Allora, fra tre ore alle 20:30 si chiude il Kickstarter. Noi stiamo facendo di tutto anche per organizzare la parte ovviamente all'interno del cinema. Qualora non fosse un cinema sarà un teatro, qualora non fosse un teatro sarà una discoteca, perché dobbiamo mettervi da qualche parte. Quindi sta diventando tutto estremamente complicato. Se adesso siamo oltre 660, come sì, puoi vedere da qua, 664 persone. 664 persone che hanno fino ad oggi sostenuto 665, oh, proprio in live. Proprio abbiamo scaglionato. Ecco, siete già tanti. Ora, non tutti verranno alla prima, però 500 dovremmo esserci quasi arrivati. Allora, ma per cinema si intende Sant'Antonio a Termoli. Ragazzi, già non c'entriamo. No, non c'entriamo. Il cinema Sant'Antonio porta 200 posti e noi siamo ben oltre 200, quindi... Cioè, non tutti e 500 e rotti sono poi quelli che verranno in sala, già, no, chiaramente. Però no, siete tanti, ragazzi. 550 persone potrebbero... Beh, non è possibile. Cazzo. Ma hanno preso tutto il biglietto, praticamente. 500 persone, sì. Ecco, vedi? Siamo intorno il tier tra le 4 e le 500. Questa notte faccio i conti correttamente appena si chiuderà la situazione. Però mi sto spaventando tantissimo, perché vabbè, è complicato organizzare queste cose. Però dice uno che c'è ancora il Vietnam quando gli sì, organizza il con. Io guarderò i film horror, però con calma. Ma per cinema intendete? No, sono il 665esimo. Tre prime da 170 persone, l'altra eventualità è suddividere. 666 in questo momento, ormai ci fate voi lo spoiler iniziale. Fermi! Un illuminato, finalmente un illuminato. Volevo maledire il buon Sinergo perché, mannaggia lui, ogni volta che faccio un frullato alla banana ci fracco dentro 5 foglie di basilico. È buono sì o no? È buono sì o no? È un altro livello. È un altro livello. Bene, dopo potevi portare due banane, foglie di basilico. Vuoi provarlo? Ma non c'abbiamo il frullatore qua. Sì, però se il red carpet sarà una roba tipo Hollywood o una cosa più... Il red carpet sarà molto meglio di quello di Hollywood. Molto meglio, anche perché siamo arrivati al tier che ci sarà un quadrato per terra con il tappeto rosso e al centro ci sarà un water. Che io devo ancora recuperare. Va bene anche un bidet o deve essere un water? Anche il bidet è brutto. Volete il bidet o il va? Il bidet ce l'ho a casa, disponibile anche parzialmente utilizzato. Bene. Dagli ex proprietari di casa. Quindi altri 6 deri ha visto quel bidet. Guarda, io purtroppo non inizio a fare i lavori, sennò ti devo il mio bidet che è verde. Forse c'ho pure un lavandino. Volete un bidet o volete il water? Perché quello, un water... Si chiamerà, il titolo lo vedremo. Il titolo lo dobbiamo vedere, perché oggi in live scriveremo il soggetto e poi quando finirà il crowdfunding finalmente potremo iniziare a lavorare alla sceneggiatura. Non sappiamo ancora chi, al momento della sceneggiatura se ne dovrebbe occupare il buon Rocco, se non ricordo male, o Paolo. Chi adesso io. Adesso Paolo, al momento se ne occupa Paolo. Allora, Sì, al prossimo tier se ne occupa Rocco. Un water di nome Walter, un bagno intero. Sarebbe carino però prendere qualcuno che ci... Tipo l'IKEA. Ci disegna il bagno all'interno della... Io ho un water verde, pure io ho un water verde, ma lo devo smontare perché devo fare i lavori.
Bidet insanguinato sarebbe il top. Ci possiamo buttare una sì. Brafanda di vernice? No, con il, lo smalto rosso. Però, tanto fra un po' scriveremo tutti insieme il soggetto. Ovviamente guiderà Mario. Però, sai, sarebbe bello se in qualche modo il bidet, il water, c'entrassero con il film. Beh, sì, perché no? Cioè... sarebbe proprio molto figo. Ma poi vediamo, poi siparietto musicale... E no, perché, capito, ha senso. Cioè, tutti quanti gli altri si mettono i pannelli con i loghi e delle cose. Noi ci mettiamo un cesso. Anche perché vai a spiega poi agli sponsor che c'è un cesso davanti al red carpet. Però il cesso, diciamo che diventerebbe subito il grande protagonista del film. Cioè, non puoi lasciarlo marginale. Perché c'è una foresta, il cesso in una foresta diventa comunque un grande protagonista. Il killer del cesso. No, c'è la suora deforme. Allora io vi ricordo il le parole che manco io me le ricordo più. Che Nicola si è perso purtroppo, ma io che sto già curando la direzione artistica con il cuore, perché poi non sarà mio appannaggio. Però vi dico, le parole chiave che genereranno il soggetto sono foresta, supermercato, sì, suora deforme, possessioni e acqua santiera maledetta. San Crispino, l'acqua fantiera e il water. Il cesso deve essere l'acqua santiera. Madonna, ecco. Ma veramente poi ci sta il mostro di Castagna. Allora, il tier successivo, il grande pericolo, sì, per me è, non è a 45, è quello dopo, la scena d'amore con il mostro di cartapesta. Quello di quello con una paura fottuta. Io ho più paura di Nicola che fa le musiche, però... Allora, io non ci sono ancora in questo tier, no? Giusto? No, tu qui non ci sei. Ok, dal pro, da 45, mancano 3.000 euro, quindi poca roba, ragazzi. Chi vuole contribuire a questa follia può farlo. Da 49 io non ci sto, ma quella dopo io suonerò con una tastiera a puntelli. Viene da ridere un sacco. Sappiate che le musiche le suonerà Nicola, le comporrà Nicola, io mi occuperò solo di registrarle. Su 45.000 ci sono anche gli operatori commessi della fumetteria, che non ancora sanno niente di questa roba qua, no, quindi no. È molto... Allora, se arriviamo a 45.000, chiamo in live a Francesco. Chiamo in live a uno dei proprietari della fumetteria e gli dico, tu sarai l'operatore. E lui ti dirà, quello, ma quello senso? Dopo è peggio, perché quello dopo sarebbe il regista. Sì. E quello dopo, carne de puerco. Ma lo spottone cringe viene ereditato anche dai tier superiori. Sì, 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 tutti quelli che sono i malus di uno scaglione vengono ereditati dagli scaglioni successivi. Quindi è cumulativo, i malus sono cumulativi. Ah, spottone cringe va aggiunto. Madonna, lo spottone cringe è fuori con te, quante cacate... Cioè, ma poi immaginatevi al concorso, io quello non riesco a capire, cioè, tu immagina questa gente, questi giudici, che dovranno vedere una marea di cortometraggi, arrivano al nostro e non capiscono. Non devono capire. Solo così vinceremo. Se i giudici non capiscono, allora ti premiano, perché non vogliono ammettere di non aver capito. Quindi dico, oh... Chissà se è stata mai fatta una cosa simile su Kickstarter. Ogni anno con dei corti pretenziosi dove non si capisce un cazzo e vincono. No, dico su Kickstarter che ci stavano uno stronzo che ogni tanto andava a sistemare la parte di progetto come superava il tier. Con le stronzate però. Se qualcuno dei giudici è qui tra noi abbiamo automaticamente vinto. Allora se qualcuno dei giudici dovesse mai, questa rimane omertà tra di noi, nessuno lo saprà mai al di fuori di questa... Dovrà fare il giudice a tutti gli effetti. Però nell'eventualità può anche, giusto? Oh, adesso dovete sapere che lo spottone sul frullato con il basilico e la banana, io non mi pagano né i produttori di banane né di basilico. Io non lo so. È solo l'alta cucina. Io ti vedo paga. Che vai in giro con queste banane tutte quante sbriluccicose, poi... E le porto con me perché sono una delle merende più sane che si può fare quando ti viene famina il pomeriggio. A proposito di famina il pomeriggio, io direi che è l'ora di scatenare la nostra fame. Ma io ho mangiato al cinese a pranzo, non ho fame neanche per scherzo. Perché non hai fame? Eh? Non vuoi aprire perché un ho ordinato tre volte.
Non vuoi aprire un pacco tu? Sì, no, apriamo il pacco, però dico, non ho appetito. Non vuoi mangiare? Annuso. Allora, allora ti spiego, è successa una cosa. Io avevo ordinato le crocchette di patate e pure il pollo al limone. Okay. Ma l'ho ordinate tipo alla seconda tornata. Non mi sono mai arrivati e quindi ho fatto il terzo ordine. E dopo 35 minuti mi sono arrivati, quindi... Ma sono cazzi tuoi, giusto? Giusto? Ti hai capito? Mi sono fatti i suoi, è lui che ha voluto mangiare. Mi sono chiavato in bocca, se due crocchette fritte, buone, però già non ce la facevo più. Poi c'era il pollo al limone, ma quello è leggero, non è un problema. Ma sono comunque fatti tuoi, io non voglio sapere niente. Hai toccato, si è spenta. No! Allora, mentre ci spostiamo... C'è qualcuno che continua a chiamarmi, insistentemente. Ora... Sì? Se tutto bene col tier, con la pizzata sarà tutto lo stesso giorno. Ci proviamo. Ci proviamo. Dipende da quanti siete, ragazzi. Siete tanti, quindi le cose potrebbero essere complesse. Nel caso, ragazzi, tranquilli, perché i biglietti sono numerati. Sì. Non correte il rischio di perdere la serata. Stringete. Solo sei venuto proprio. Meglio solo che male accompagnato. Io pensavo che stasera avremmo potuto avere qui con noi una valida disegnatrice, invece siamo tutti uomini. Perfetto, allora io direi che andiamo di là. Tanto fumo, bene. Ma chi la vuoi fare col fumo? Col fumo, facciamolo col fumo. Vai, col fumo, mimetizzo. Porco due, non si è coperto niente. Fate schifo, ragazzi, posso dirvelo. Avevamo preparato tutta una cosa figa, divertente, ma ovviamente non funzionano mai le cose con quei due sul server. Mettiamo un po' di musica mentre... Com'è un certo Michele? No, vengo. 5:30. Chi t'ha detto alle 5:30? Alle 5 iniziamo. Alle 6. Mettiamo un po' di musica. La spacco per terra sta cosa. Un po' di musica. C'ho il tasto, vedi? C'è il tasto che posso mettere play e non verrà premuto. Ma io che cazzo l'ho messa a fare la musica? Per un'altra cosa, no, non per questa. Per dare più risalto. Allora, c'è arrivato un pacco. Da chi c'è arrivato il pacco? Allora, sono due ragazzi che si chiamano quasi uguale, Fabrizio e Barbara. Una coppia della provincia di Roma. Che ci fanno con roba cinese qua? Che schifo. Tu sapevi che la provincia di Roma si era fidanzata? Va bene. Dopo anni nei quali vi abbiamo visto trangugiare cibo dubbia qualità, io sto riuscendo a leggere la scrittura a mano di qualcuno. Questa è la ragazza che ha scritto. Ci siamo sentiti in dovere di partecipare anche noi alle vostre sofferende. Ah. Sì. Barbara adora i vostri video sul cibo. Cazzo, sei tu allora? Hai una bellissima scrittura per un uomo. Barbara adora i vostri video sul cibo, ma ancor di più sentire Redez bestemmiare con Alt F4. E aspetta di vederlo su Last Hope. Last Hope? La seconda parte è una merda. Sta esplodendo la cartella delle bestemmie. Io seguo da anni sinergo su cose dell'altro cinema e ho nel cuore la serie di Kingdom Come. Nella scatola troverete il cibo che tanto amate, ma anche alcune chicche nostrane che speriamo possano piacervi. Con l'augurio che stavolta non possiate salvarvi, vi auguriamo buon appetito. Però aspetta, mo vi faccio vedere una cosa, zoomate qua sopra per favore. Voi vedete, questa è una normale, tra molte virgolette, confezione di pesce fritto, credo, o comunque patatine al pesce. C'è una busta nella busta. Capite chi sono gli assassini del pianeta? I giapponesi, gli asiatici. Prego, non so se è scaduto, ma penso di sì. Ma figurati. Però l'odore è buono. Aspetta, controllo una cosa. Vedo una cosa, eh? Aliekassen. Non è male. Ah, vaffanculo. Ma sembra quella roba che ti mettono nei pacchi Amazon per... È vero.
credo che Michele, sia. Michele, assaggiamo. Beh, mo sei venuto. È un po' stranghio. È buono. A me fa cacare proprio profondamente. Secondo me non è male. È buono. La mia acqua, dov'è la mia acqua? Oh, a me piace. Michele fa una faccia strana. No, a me piace. Non lo so. Allora, adesso fa cagare, questo non è male. Ma quando sei un questo lo piace. A me fa cagare prima, durante e dopo proprio. Ma secondo me non l'hai assaggiato bene. No. Ti assicuro è che è buona. Che sì, sì, è continuo, oh, continuo, bravo. Un po' stanzio, no? Continua, continua. Ah, questo, assaggia qui. Questi fanno proprio schifo, questi. Voglio assaggiare i pescetti? Sembrano i neon che c'ho nell'acquario. Sai i neon? Sì, la luce proprio sopra l'acquario. No, 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 i neon. Non mi senti l'odore? Ma dopo! Questo puzza. Madonna, ragazzi, no. Intanto 41.700. Ma sanno di... 41.700, ottimo. Sanno di scarsa igiene intima. Puzzano in una maniera no, sorprendente. Questi puzzano assai, però questi sono scaduti. No, non rischiate, voglio il pesce. Vabbè, assaggiamo giusto per la gloria. Per... Guarda qua. Gesù Cristo, puzza le mie assai, mani. Le mie mani. Rocco, ti licenzio veramente. Sono secchissimi. Leofilizzati quasi. Però sono molto gustosi. Mettetevi le mascherine perché Nicola, tu hai chiaramente il COVID, posso dire? No, cioè io ho le mani. No, puzza un po', ma non è male. Ma sembra che ha scorreggiato un cadavere. Oh, vai, allora, non è male, è buono. Il cibo non deve puzzare come il cazzo del prigioniero di un gulag di 2 anni. Deve avere un buon odore. E vabbè, e fino a qua siamo d'accordo. Ma non è male. Ho fatto gli scout, Michele. Sono stato in una camerata tutti uomini e ci lavavamo una volta alla settimana. So di cosa sa un pisello maltrattato. Che schifo. Eh? Dio. No, ma perché... Ma sai, ti spiego perché va così agli scout. Perché gli scout sono di base in Italia, perlomeno, hanno una forte componente cattolica. Sono sempre collegati a parrocchie, gli scout, così. Non ti fanno lavare il pisello, ti portano in posti dove non ti puoi fare il bidet. Così uomini e donne stanno molto lontani. Mi è arrivata una cosa amara. E quello è il tuo fegato che ti sta tornando in bocca per avvisarti che stai esagerando. No, allora, se tu prendi la parte del filetto... Sì. È buono, ma poi ci stanno anche... L'interiore. Perché questi non sono stati puliti. Paolo si sta coprendo il naso. Sì, 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 sì. No, fa veramente schifo. Buono. Però Nicola apprezza. Buono. Vecchio capo scout che non è altro. Visto che parliamo di cose buone, perché non una buona torta al durian? Adesso ti voglio, adesso devi essere uomo. Ma il durian come sapore mi disgusta molto meno, però questa è bella la confezione. Con della plastica intorno. Guarda che bel packaging. Sembrano assorbenti però, sì. Posso dire che il grafico che in me sta morendo per questa... Oh. Io sto morendo. Chiama Breccia. Chiama Breccia! Che cazzo hanno fatto questi? Cioè, guarda quanta plastica. Volevate un altro po' di plastica? Cazzo. Questo non sa di cazzo, Cristo però. Perché io sono l'aria condizionata? La questa è pesante. Tutta? Ma... Allora, aspetta, Paolo, vieni qua. No, Paolo, vieni qua. No, devi sentire Paolo. Perché... Punta su di me la... Vieni, Paolo. Ma perché? Vieni. Cioè, devo fare la scelta. Annusa. Perché... Espira. No, espira, quella è ispira. Butta fuori. Espira. Butta. Vieni qua, vieni vicino. Che... Madonna, lei... No, raga, è fuori contesto. Che schifo! La puzza troppo, sapevo di solo. Vai! No, è andato male, No, è il durian, Paolo, è il durian. Ma no, io mi cagate sotto. Durian a morire.
Non devi respirare. Ah, sì. No. Vai. Arriva. Ho mandato giù. No. Se non respiri va bene. No. Ma sapore. Fate un po'. Oh, ho trovato però la soluzione, la devi schiacciare sul palato. No, io l'ho mandato giù, perché ho sentito che si stava espandendo fortissimo, l'ho mandato giù veloce. Guardate, allora, il sapore dopo non è male. È dolce, sa di crema, è vero. È vero, però non devi respirare. Sì, pure se non ha Paolo, vieni qua, vieni, Hanno parlato loro! Paolo, vieni qua. Io vomito in live, te lo dico. E vieni. Assaggia un pezzettino. Ma oh, io sono rimasto indenne, lui è rimasto indenne, perché se tu devi. Ma assaggio il cotto No, la torta. No, che cosa? Provatelo! Ma voi devi farli riprendere, perché sennò. No. Apritelo almeno, tenete. Che cazzo di schifo! No, papà lo sta salvando. No, che schifo, mi toccate no! No, ragazzi, io l'ho zoppato nel naso. Michele c'ha ragione, sta di metallo. Sta di zolfo. Addio, è rotto tutto. Fa veramente cagare. Non si può andare in bagno, l'ho pulito il bagno. Oh. Rocco, sei andato a Rocco, è arrivato un altro. Comunque puzza assai, eh. State, io non vedo, non vediamo i commenti. È sconfitto sul Stroming in ogni cibo boccile da paura di un semplice durian. No, raga, ma il durian non è semplice, ragazzi. Allora, vi spiego. Il surstroming a livello di disgusto è molto più alto, perché sa di qualcosa che tu naturalmente eviti, cioè le bestie morte. Ma pure questo. Anche le bestemmie. Però questo ha un sapore molto molto particolare, che ti sembra di mangiare una roba finta. Sì, è vero. È come però, se fosse chimico, fortemente chimico, ma è però, proprio l'odore di sta merda che no, così. No, è proprio quello. Io l'ho assaggiato fresco. Fresco. È quello, non. Che gli vuoi dire? No, non. È il rabbuffo di durian, poi dura. Allora, è incredibile come un frutto riesca ad avere un odore così nocivamente chimico. No, non per altro, ma se ci mangiamo questo qua con l'Oreo, sì? Double color. Scaduto. È scaduto? Ah, sicuramente. È scaduto a gennaio, scusami. Febbraio, marzo, aprile, maggio. Buono, solo 5 mesi. No. Perché uno dice è scaduto? Io sono contro quelli che mettono le scadenze. Secondo me non dovrebbe avere niente a scadenza. No. Tiè. Madonna, come sghembo. Madonna, come sa di fragola. Ragazzi, fermi. Abbiamo trovato gli unici Oreo al mondo a essere disgustosi. Gli unici. Sa di fragola. Guardate il colore, che non esiste proprio quello che ho. Michele che apre il dure. Ah, ma tu oggi c'hai la lingua foderata di merda per non accorgerti. Ma è uva. Poi dite male a me, capito? Vuoi provare l'Oreo? Ma non è provare. Male. Però Paolo, non te la prova il durian. No, l'Oreo lo proverei. Ma allora, prima provi il durian? No. Dai, se lo provi tu lo provo anch'io. Cosa è il durian? Dai. Allora, Paolo e Rocco dai. Provano il durian. Dai, no. Fermi. Però se lo provi tu. No, insieme. No, aspetta, questa informazione che è arrivata da Michele non mi piace. Rocco si tira indietro. Me. Chi vuole il durian? Vai Rocco, insieme. Vai Rocco. No, che stai a fa? Che stai a fa? No, non mi piace la situazione. Che stavi facendo? Il durian, no. Vuoi che te ne apro un altro? Ma sì. Stavi solo lì in mezzo. Vabbè, dove ne apro un altro? No, mamma mia, dopo ci sta... Un pezzo di questo e un pezzo di Oreo. Me! Dai, Paolo, vieni qua. Vado alla camera. No, lo facciamo insieme. No, non sono mai
sembrava. No, no, assolutamente non è una Vai. Dai. Avanti. Io sono ansioso. Dai, un pezzettino di questo e poi un pezzo di Oreo. Non lo voglio l'Oreo. Io sono pronto con l'Oreo. Dammi la stretta, amica, dammi la stretta. Ma lo taglio a metà qua. Dai, spezzalo con le mani. Con le mani, no? Pure così senza fa schifo. Ah no, a metà, ma più piccolo di metà. Ecco a te. Madonna. Vai, vai. Cin cin. No, infatti, bravo, un'ottima idea. Beh, al volo. Madonna che puzza. Beh, larga, larga. Cin. Vado. Guarda. Dai, mangiati l'Oreo. Perfetto. Mangiacelo su, che veloce. Paolo, che t'ha mangiato l'Oreo a te? No, 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 Giovanotto, che stai facendo? Che schifo, guarda la capata, no, Rocco. Rocco, vieni qua. No, mi hanno sgamato. Vabbè, ma perché era sporco il tuo lavoro? Ma è rimasto in mezzo ai denti. Avevo preparato un Oreo prima di lui, anno, ma... Scusami, questo secondo me... Non mi ha riuscito. Aiuterà... Guarda che vengono, rubano le cose e se ne vanno. Nessuno è dietro la camera, bene. Non c'è più nessuno. Arrivo. È buono perché... Scusate, mi devo lavare le mani che ho chiavato il durian dentro. Non è stato una. Che puzza! Mamma mia! La mangia pure. La gente, Paolo, non solo la chiamano, in alcuni paesi la chiamano frutta d'oro. Perché è ricca di polpa. Tutta di merda, ma è ricco di polpa. Oh, c'è una cosa che non abbiamo mai visto. Vero? Questa signorina qui che ha in mano questo. Sto bastoncino e succhi a vanculo. No, non si dice. Fragrante, crispy e segreto. Non so che... Segreto perché... Segreto perché... Rocco, non voglio rimanere 6 ore così. Fragrante, crispy e segreto. Che segreto? È segreto perché la ricetta è segreta. Delle nonne giapponesi o coreane o cinesi non riesco a distinguere. Ma è segreto, non segreto. Ah, segreto, da chi è segreto? Di cosa? È una secrezione, quindi. Ma perché c'è una cosa di durian qua? Come dici? Bravo. Madonna, questo è proprio fritto con... Non, questo... Con l'olio motore è fritto sto roba. Vai! Non è l'unto. È untissimo. No, raga, non so se come faccio a vedere, vi faccio vedere che è unto, ma... No, no, affidatevi, è fritto numerose volte. Si è fritto addosso questo. Prendi un foglio, strofinalo sopra. Guarda qua. Però, cioè, è soltanto una roba fritta. Non si fosse, fosse una matita in origine. Si vede poco. Si vede poco. Se l'ho schiacciato in mezzo. No, non ha nessuna ragione d'essere. È un bastone di legno fritto. Non. Ah, non buone queste. Madonna. Vedi come sei ingulato. 42.000 euro. 42.681 sostenitori. Stiamo volando verso il prossimo scaglione che sarà devastante. Chi è? Prendiamone qui. No, pietre in culo. No, mi piace, non mi piace. Ma che è? Curd sticks. Ah, ok, sì. Dried. Ah, soy beans. Fagioli di soia. La soia fa così schifo che la vendono sempre ma in altre forme. Ma non l'ho mai visto così. Certo, la soia non ha questa forma. No, ma in generale non ho mai assaggiato una cosa. Ho paura a far uscire. Madonna. Perfetto. Quindi questo è vegan? E... Però guardate, guardate su, sberilluccica, ma non è un. Cioè, no, non è unto, è solo è la unto, texture, è la molto liscia. Sembra di amianto. È uno stinco. È una cosa di pasta da Madonna. Che buon odore che ha! Sa di soletta delle scarpe. Sì. Sai cosa mi ricorda? Ma questo è qui ci si mangia. Mi ricorda il componente delle pasture che usavano i nostri genitori. È vero. Allora, i nostri genitori pescavano, cioè pescano ancora, sono entrambi vivi. E,
usavano pasturare, per attirare i pesci si usano le pasture. La soia era uno degli elementi base delle pasture, tant'è che mio padre oggi la soia non la mangia perché la schifa. Sì? Sì, perché l'ha usata per... Non so di niente. L'ostia. È ostia. No, l'ostia è un Big Mac rispetto a questa qua. Sai di un cazzo proprio. Volete provare la croccantissima sensazione del nulla? Prego. Oh, è croccante. Dicono però che va messo in acqua per reidratarlo e cucinarlo. Va messo in acqua per reidratarlo. Un po' come le friselle, alla fine. Non posso, guarda che roba. No, secondo me è sbagliato. Ma poi non finisce più. Ma perché va messo in acqua per reidratarlo? Schivo. Cioè non è che ci guadagna. Non ci guadagna in sapore. Le carte di Pokémon. Allora io ti calcio il mazzo mio carte di Pokémon, prima seria. Quello profumo, odorato di questo. Ma c'è qualche bevanda? Sì. No. Credo che sia latte di noci. Questa la chiamano Kangwonjo. Che vuol dire, ricorda vagamente lo sperma, ma non lo è. Pulisco un attimo la... Vuoi prendere due bicchieri nel mentre... Niente, nulla. Ma neanche... Pure la plastica c'ha del sapore. Sì, sì, se fosse plastica sarebbe più saporito. Abbiamo in chat anche il ragazzo che ci manda l'aceto. Ah, abbiamo il nostro acetista. Acetista. Ma come puoi vedere l'aceto è qui in bella vista. Non si vede. Come non si vede? No, l'aceto ce l'abbiamo qui sul tavolo. Il nostro aceto, grazie Gabriele che ci ha mandato l'aceto per un anno intero. Beh, dipende. Allora io questo lo sposto perché sta a fa un sacco di... Sì. Lo poggio sul tavolo, così nel caso qualcuno poi se lo vuole mangiare. Guardate ragazzi, un attimo di pulizia dello studio. Ma comunque non è vero che non sa di nulla, sa di tristezza. Fa proprio schifo. Le cortesa de cedro, de cerdo fritas. De cerdo. Certo, credo che sia il porco. Io buono, fermo. Sembrano quella merda. È la codica. Ah, è codica. È la codica. È codica soffiata. Questo è buono. Oh. Pelle di maiale fritta. Molto dolce. C'è dolce, delicata. Allora questa mi piace perché a parte ma tantissimo, però mi piace perché me la faceva mia nonna da piccolino, quando si ammazzava, beh, molto piuttosto. Così soffiato non lo so come lo fanno, però mia nonna me lo faceva friggendolo nell'olio o nel lardo stesso del maiale, quindi era una cosa salutare proprio. Vabbè, per farti crescere. E per farti crescere proprio sano e bello. E quindi, cioè, era bello, ma molto più croccante di questo, cioè molto più forte, più tenace. E questo è tipo soffiato, è pelle di maiale soffiato. È la versione super lavorata di quella meravigliosa pelle invece, di maiale. Quando lo fai con la codica del maiale, andate da un qualsiasi macellaio per là, la friggete a quadratini, non verrà mai questa consistenza così. Potete friggerla e poi passarla nella friggitrice ad aria. Secondo me un minimo ottieni questo. Ah, no, questo no. Così secca no. Questa chiaramente l'hanno portato sul sole sto maiale. È vero? Ok. Bene. No, ho aperto il latte. Beviamo il latte. Servono dei bicchieri. Siamo a 42.184. Grazie Rocco per essere sempre sul pezzo. Tacci tu e quante ne tieni. 42.160. Vedo cazzo, perfetto. Ok, l'avete visto per un attimo, vi è bastato? Eccolo. Oh, perfetto. Voliamo verso il prossimo scaglione, ma anche se rimaniamo su questo, noi vi dobbiamo ringraziare per aver creduto in uno dei progetti più raffazzonati della storia del Kickstarter. Infatti, è allucinante. L'odore non è buono. Non è che è scaduto? Ma certo! No, perché questo pacco ci è arrivato un po' di tempo fa, cazzo, a gennaio. Un sorsetto? No, ma è grigio. Gennaio! È grigio, a gennaio! Alla nostra! Ragazzi, è grigio! È l'acqua, che schifo!
nel bagno. E il problema è che ne berrei ancora molto volentieri. Ma è buono. È buono. È buono. Buono. Non lo bevo perché mi cago addosso, ma è buono. È buono. Ma poi queste scadenze così messe. È un po' stantio. È un po' stantio, però. Solo 5 mesi di... È buono, cioè no, si può bere ancora, quindi vi fa ben capire quanto... Non sto scherzando, c'è scritto dopo sotto, 2023-01. E siamo lì. Vamono. È un po' grigiastro, forse. 5 mesi, eh? Il che... tempo che il mio cane ci ha messo a capire che non mi va a cagare in casa. Buono, però dai, è una cosa diversa. Mm? Eh sì, ma lui l'ho preso a 2 mesi. L'ho preso a 2 mesi, il cane, quindi... Ah, quello, 7 mesi, ah, gula. Fregati. Ma vogliamo aprire un'altra cosa che magari è scaduta di meno? Allora, ci sono questi che a me mi sembrano seppie. Che cazzo sono? Sembrano uova. Cozy Whey. No, questo fa schifo. Questa sembra birra... Cinese. Giappone. Coreana. Di Sassari. Ha un peso strano. È come se il peso fosse sbilanciato nella lattina in un'altra posizione. C'è qualcosa nel fondo? Secondo me non è birra, è tipo una bevanda pesante, tipo latte. Potrebbe essere latte. Tienila in mano, avrai la sensazione che il peso sia tutto sbilanciato verso il basso. Oddio. Vero? Paolo, è strano. Facendo... È come se ci fosse una pietra sul fondo. C'è qualcosa giù. Ci hanno messo qualcosa. E forse... Forse sui coglioni di qualcuno. Tu dici, vabbè, mo vediamo, mo l'apriamo. Mo la spanziamo, la storia della lattina. Non è un buona lattina di lounge. È strana. Non ha il peso di una normale lattina. Ma dai che l'apriamo. A metà. Dici? Secondo me sì. È riempita meno. È uno scam, quindi l'hanno riempita a metà. Sono V8 che partiva. L'odore è brutto. As usual. Ah, metamarindo del cazzo. Metamarindo? Qua ci ha pisciato qualcuno col tamarindo, si è bevuto il tamarindo. Non ho detto che è un buon tamarindo, è tamarindo però. Invece secondo me a te piace un sacco. Non sto scherzando. Sembra che scherzo, ma non sto scherzando. Secondo me a te ti piace proprio un sacco. È buono, è tipo tè al tamarindo. È buono. L'odore fa cacare, ma è buono. Sa di sottoscarpa, però io ho paura di questi. Che cosa sono? Cioè, quello che è brutto è tutta la fascia aromatica, ma poi il gusto non è male. No, non è male, non è male. Non sto scherzando, però non so perché abbia questo peso specifico strano. Però è buono, volete assaggiare? No, non so. Ma questo... Ma so... È rafano. Gula. No, è ravanello. Per me il ravanello... Ho imparato da poco a mangiare il ravanello, lo sai? Sì? Perché secondo... Ma non fungo! Perché... Sì, non è la cotenna del porco che mangiamo noi. Noi mangiamo quella vera. Questa è soffiata. Ma che schifo! Che c'è, ragazzi? Ragazzi, dovete contestualizzare la merda che abbiamo mangiato prima. Per noi era gourmet quello là. Ma sono pazzi. No, è andata. Non è possibile. Ma sono, ma sono pazzi. Sono bonus Paolo. No. Bene. No, raga, non è umano. Venite, prova dell'olfatto. Vale, tortura. Vale. Prova dell'olfatto, venite. No, oggi mi piace. No, no, Paolo, la rimpiangerai. Mi piace soffrire un po'. La rimpiangerai la cotenna. Sono pronto. Espira, ti insegna. Che merda. Mo ti piace. Che buono. Non è così male. Ma
No. L'odore. Cioè, non viene da vomitare. Ma è scaduto. Vieni, Michele. Ma non so se è scaduto, ma secondo me questo era fatto per puzzare di merda pure quando l'hanno prodotto. No, più no. No, scusa, no. No. Non lo so perché è così, è un po' tu male. Ah, no, secondo me fa proprio schifo. Fai finta, stronzo. Secondo me fa proprio schifo. No, questo sa di roba fermentata. No, ma se non lo mangiamo io sono contento, perché... No, no, sa proprio di roba fermentata. Allora passiamo a, una, a un alimento un po' più simpatico, dai. Vogliamo dargli un moccichino? No. Squidi! Squidi! Allora, facciamoglielo mangiare a Rocco. Allora, facciamo un sondaggio. Facciamo quelli che hanno un sondaggio. Allora, un sondaggio, fermi. Dalla regia a casa voglio un sondaggio. Chi deve mangiare tra Michele, Rocco e Paolo? Nicola! Michele, Nicola, Rocco e Paolo. E sono tre nomi. Poi se lo mangiano tutti e tre lo mangio anch'io. Ma per adesso sceglierà l'utenza, sceglierà un nome. Sto vedendo a... Se lo mangiano tutti e tre lo mangia anche lui adesso. No, 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 il sondaggio è Michele, Rocco e Paolo. E Nicola. No. Allora, se esco io lo mangio tutti e tre. Oh. E come Rocco, Paolo, Rocco? No, scusa, Rocco, Paolo, Paolo. No, scusa. Rocco, Paolo, tutti. Rocco, Rocco, Paolo, tutti. Ma che sondaggio è? Scusa. Rocco, Rocco, Paolo, è giustissimo così, con tutti i Rocco. No, 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 c'è Nicola, oh. tutti. Oh, regia da casa, che cazzo ho detto io? Blocco va tutto. Va bene. Ma come Rocco, Rocco, Paolo, tutti? Tanto Mario. Bravo, è stata chiusa. Paolo! Fa schifo proprio sta cosa. Manda quanto è brutto. Allora, questa roba qua, doveva sapere in seppia. Di calamaro. Calamaro. 500 kcal per 100 grammi. Madonna. Ti lascia una cosa in bocca. Fa proprio schifo. Sa di brodino questa roba sopra. Sì, è tipo un brodo granulare. Sì, sì. È tipo un brodo, quindi proprio un bel prodotto fatto. No, fa schifo. Con amore. Quindi, da una mamma. Vediamo un attimino come. Non è ancora partito. Non è ancora partito? Oh, Paolo. Ehi. Rocco, Michele, detto Paolo, tutti. Ma ancora sto cazzo di tutti, toglielo tutti. Tutti. È normale che la gente. Ma che Nicola, ma che mamma! Michele detto Paolo, Paolo. Michele Paolo, detto Paolo. Paolo, 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 tutti, Giulio. No. Allora, Rocco non tutti, lo vuole no, far soffrire. No, ma siete delle nessuno. Merda. Però Rocco sì. Allora, io direi... Vi faccio assaggiare la cosa rossa dopo, Quella no. L'assaggio volentieri, l'ultima volta... La stappiamo dopo, la stappiamo dopo. E se chiuso di nuovo il sondaggio, probabilmente perché mancavi tu. No, tutti no. Solo Michele, Rocco e Paolo. E Nicola! No. Ma neanche io che c'entro in tutto questo. Perché Nicola è andato per soffrire. Switchiamo di là. C'abbiamo Anita, che io pensavo ci volesse un po' più bene, che dice soffrite tutti. Tutti dobbiamo soffrire. Però Rocco non l'ha ancora sentito l'odore di questa cosa. Ah. No, Rocco, fai sentire. Ah. Magari ti piace. Che riso facete? Allora, Rocco e Paolo vogliono... Allora, Rocco ha detto, perché voi non l'avete sentito, Rocco ha detto sa di sottaceto. Si sente, no? Ah, ci ha switchato di là, scusate. Sì, ma è il sondaggio, fai. Tutti, ma togliamo ma tutti. No, ma tutti. Rocco 13%, Michele detto Paolo 10, Paolo no, 5%. Tutti, tutti, Rocco, tutti. Vieni qua, vieni. Rocco, 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 Rocco. Dai, Rocco, vieni. Rocco. Rocco, tutti il sondaggio, se lo mangio Rocco, Rocco. No, ma tutti non era contento. Rocco, va. Democraticamente. Te lo prendo da così, guarda, guarda qua. C'ha la coda, guarda. Dai Rocco, vieni qua, vieni. Tu ti vogliono, dai. Visto che a te non ti fa manco schifo, a me fa schifo. Dammi un coltello. Ma che con la bocca? E chiavalo tutto, 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 chiavalo tutto, tutto. Però non me l'aspettavo un ravanello così. È orribile, sembra una seppia al contrario. No, sembra un topo. Abbiamo tagliato il cartone. E quindi chiavatelo in mocca che... E prendete una domanda. Usa il tagliere. Il tagliere. Questo qui è il tagliere. Ma no, ma chiavati le mocca, scusa a me, almeno... Ma no, ma è un ratto, è orribile. È un ratto.
Chiava. Quindi anche la consistenza buona. Chiava. Madonna che schifo, mi è rimasto sulle mani. Eccolo, eccolo. Vai, vai. Madonna, tutto? Eroe. Sei un eroe, sei un eroe. Ma come gli vibra il labbro? Però vedi, a te non ti fa schifo, a me fa proprio schifo. È buono. Ti dirò. Non sto piacendo la ragionia. Mato. Mi devo andare a fare male. Allora, è un centrino. Ma puzza! Ma puzza assai, ma come fai? Vai a centro, dai, tu! Nico, non hai coraggio, tu no. È sotto, dai, dai, è un sotto centro, Nico. Ma fango a te, mamma. Ma che schifo, ma come fa a piacerti, oh? Raga, io sono sempre più... Ma no, perché adesso mi pongo la domanda. Ma se Rocco mangiasse dei veri sottaceti, fatti bene. Cosa ne pensi? Ma che? Ma giardiniera? Ma come cazzo? Ma che bestemmia dici tu? La giardiniera? Un sottacetino. Un sottacetino. La giardiniera, ma devi morire male, la giardiniera. No, no, io ho preferito la chiave diminuita, come la salute di Rocco in questo momento. Cazzo di schifo. Dio buono. Esquisitezza. 43.087 43, ragazzi, il mio sogno era arrivare a 44. Il tuo sogno è non avere un sogno. Soggetto, diciamo che è arrivata quest'ora. Io non ho sogni. Tu hai un sogno? Sì, però non si può tanto realizzare. Perché? È grosso. No, un sogno bello più che grosso. Un sogno bello! Vorrei farmi una vacanza da solo. Quello è un mio sogno bello. Vabbè, ma è facilmente realizzabile. Basta comprare un biglietto anziché due. È lungo fatta, cioè comunque devi... No, devi comprare due biglietti, ma il tuo che va da una parte... Ah, tu dici? Vacanza no, separata. No, ma proprio una settimana, almeno una settimana in giro per il mondo. Almeno una settimana, poi l'idea vera è un mese, però una settimana. Quest'estate io e mia moglie abbiamo fatto un po' così. Nel senso che io sono andato a dormire sulla piazza sinistra del letto, lei sulla destra. Era come sta lontano. Così il condizionatore spara su di me. Ah, ok. Quindi tu stai in montagna e lei sta al mare. Sì, ma io penso che la coperta bitermica sia necessaria. Perfetto. Inventatemi la coperta bitermica, che dal mio lato è un lenzuolo, dal lato di mia moglie è una tomba. Ci sta già, c'è il lenzuolo termo qualcosa. Praticamente ti fa sia caldo che freddo e puoi decidere di tenere uno, che ne so, a 30 gradi, l'altro a 15. Però costa 1500 euro. No. E l'avevo visto perché lo usano atleti, cazzi e mazzi, per dormire veramente alla temperatura giusta. Il cazzo. Non mi ricordo come si chiama, però funziona con l'acqua. Con l'acqua? Sì. E puoi decidere la temperatura che vuoi, a prescindere da quello che c'hai fuori, la temperatura delle lenzuola. Che bello! Quindi, che ne so, voglio le lenzuola fresche, 15 gradi, congelate, vai. Ma è elettrico, ovviamente. Sì, c'ha un cazzo che va messo ai piedi del letto, dove penso che ci siano i flussi. Si può prendere singolo o doppio. Quindi c'è un filo. No, io penso proprio che ci giri dentro del liquido. No, dico, però è alimentato, quindi ha un cavo. Certo, sì. E allora non lo posso usare. Se no mi sveglio una notte madido di sudore, mi affaccio, il cane è morto fulminato. Sì. Redes, fagli un lenzuolo che va idroponica. Poi parliamo dell'idroponica, mi sto divertendo. Proverete quello che pensano i più malizioni. Proverete Remnant 2, magari anche in co-op. Rispetto al primo è migliorato tantissimo. Ah, mo si può migliorare il primo, Quando ci ho giocato io. No, ma perché dici che è brutto? È così bello. Se è migliorato vuol dire che in tante cose faceva cacare. È giusto? Ok. Perfetto. Soggetto. Soggetto del film. Allora, che cosa faremo in questa fase? Allora, in questa fase andremo a scrivere un soggetto per il nostro film. Ma te che ti serve? La lavagnetta? Una lavagnetta per scrivere. Ma prima di tutto dovevamo aprire le buste che ci siamo dimenticati.
Le buste? La busta, avevamo detto appena inizio, appena iniziavamo. E poi sul finale. Ah, è vero, perché abbiamo scritto due cifre. Sì, allora, abbiamo fatto un giochino, dove sta? Abbiamo fatto un giochino e abbiamo... Ecco qua, c'ho firmata ancora la busta. Anche era aperta già così dall'inizio, cioè scollata un po', ma non l'abbiamo aperta, assolutamente. Anche perché sennò si vedrebbe sulla linea di qua. Ma invece è stata chiusa. Pulisco la lavagnetta! Io aprirò la busta. Ed è ancora... Ma ricordiamo che cosa contiene la busta. Abbiamo, all'inizio del crowdfunding, abbiamo scritto delle cifre. Uno doveva essere appena aprivamo quest'ultima giornata e l'altro effettivamente quanto arriveremo poi alla fine, alle 8:30. Io ho scoperto una cosa nel frattempo. Che c'è la plastica tu? Sì, e noi ce la siamo presa con i pennarelli tutto questo tempo. In realtà... Ma io l'ho tolta davanti, eh? Io l'ho tolta davanti, tu stai sulla parte di dietro. Bisogna toglierla da tutte le parti. Eh sì, perché tu la usi al contrario, la lavagna. Eh sì, la volevo scrivere qua, in nome di Gesù però. Allora, Paolo ci ha messo il nome. Leggerò solo la prima cifra. Alle 18:30 avevamo detto. Alle 18:30. Ah, allora quindi alle 18:30 lo apriamo. Era alle 18:30, scusate. Alle 18:30. Facciamo il soggetto, poi leggiamo. Alle 18:30 si leggono. Bravo Michele. Esattamente 30 minuti da adesso. Ragazzi, io sono allibito. Che cosa? Sono alle berry a questo punto. Perfetto. Ti piacerebbe? Sì. Ma porca non, di una grande. Non c'entra tutto là sopra. Sì, sì. Ma qual è la penitenza? Va bene, chi vince? Chi vince sceglie una penitenza. Perché vi siete scambiati le penitenze? No, no, no. E stasera su sto tavolo ci sono perché troppe. Perché la conosce? Ah, ma qui com'è? Non mi ricordo che cosa ho detto all'inizio di sta cosa qua. Io non le ho pensate le penitenze. Io l'ho pensata. Oh, ma alla fine è stronzo sono io. No, ma io l'ho pensata. Tu non l'hai pensata? Io no. Guarda questi qua che non sono... Vediamo chi vincerà. Deciderà una penitenza per il gruppo. La mia penitenza era guardare tutti insieme la Lupa Mannara senza telefono. Senza telefono? No, yeah. Ci ho già provato una volta, non è andata bene. Senza telefono. La Lupa Mannara senza telefono, seduti senza telefono. Ma è pure per te una... Una penitenza. Una penitenza. Ti autoinfligge una... Al 5%. Ma perché ormai... Per qualcuno di noi al 200%, per gli altri al 100%. Comunque... Speriamo che non vi... Porca puttana, non c'è un pennarello che scrive nell'universo. Ma secondo me perché ci hai tolto la plastica dei... No, senti. Le pellicole. Allora, il soggetto. Il soggetto del film che cos'è? È, diciamo, una... delle regole base su cui poi si svolgerà la sceneggiatura. Il soggetto del film aveva... Diciamo un sunto della vicenda. È un sunto di quello che potrebbe essere la vicenda. Però ci sono... dei capostipiti qua, cioè delle situazioni che devono per forza esserci, perché il soggetto pone le basi per quella che sarà la sceneggiatura. I capostipiti li chiameremo keywords, parole chiave, okay. E da queste parole chiave noi dovremo fare il soggetto. Che cos'è il soggetto? Per esempio, per farvi l'esempio, come dice Nicola, è un, diciamo, una cosa che ti dà un'idea di dove dovrebbe andare a fare la storia. Il soggetto di Jurassic Park è... Un uomo trova una zanzara nella resina fossile e se la chiava in culo. Lo squalo è una cittadina balneare, viene attaccata da uno squalo. Sì. E quindi sono tutti più contenti perché okay. C'era troppo bordello quell'estate lì. Questo è il soggetto, ok? Il soggetto quindi, di Mare Fuori. Non l'ho visto. Un gruppo di piccoli criminali sono molto belli esteticamente e fanno successo. Suora de Forme, c'era la Suora de Forme? O sì. Era solo la Suora? Suora de Forme. Era pure de Forme? Sì. Puttana, non ci facciamo manca niente. L'acqua Santiera. Acqua Santiera. Ma l'acqua Santiera alla fine come deve essere? Guarda che per fare una Suora de Forme è facilissimo, basta che la facciamo o io o tu. Siamo delle pessime suore. Sì, acqua però. Santiera. Michael. No, ma tanto Michael, io, bravo, Michael si chiama. Tanto io chiamo Donatella. Acqua Santiera demoniaca.
Allora, questa acqua sentiera, mo adesso stiamo riscrivendo le keywords. Okay. Così ce le abbiamo davanti, le ragioniamo insieme. Super. Quindi chi la scrive la sceneggiatura a questo punto? Si deve vedere. Allora, attualmente è a... No, a 45 tu. No, 40. 45 lui. 45 tu. 50 tutte e due. Quindi, ok. Quindi a 45... Adesso la scrive solo Paolo. Poi la scriverà solo Rocco. E poi eventualmente entrambi con un, una live di 8 ore. Ma vediamo. Ok. Possessioni pure ci sta, no? Sì, possessioni. Supermercato foresta. E foresta. Queste sono le nostre keywords. Suora deforme, acqua santiera demoniaca, supermercato, possessioni e foresta. Sì. Allora, io direi che ci sono dei concetti che possiamo già iniziare a lavorare, perché l'acqua santiera demoniaca e la suora deforme hanno in comune un culto. Giusto? Sì. Quindi possiamo cercare in queste prime due keywords un bel aggancio per dare il via a questa nostra trama. Altra keyword che sposa molto molto bene con tutto ciò è possessioni. Sì. Perché la nostra suora deforme potrebbe essere stata in principio una suora normale, di quelle carine che tu le chiami... Quindi salve dici, sorella. Si è stata posseduta. Col tempo si è possessata. Si è possessata e adesso è una suora deforme, perché prima era molto carina. Ok. Ok. Ma poi la deformiamo, poveretta. Però guarda, a me lei come suora normale piace, eh? Ci sta benissimo, così proprio gliel'abbiamo rovinata del tutto la vita. Poi c'è supermercato e foresta. Supermercato. Supermercato, giustamente, tutto quello che vediamo qui può essere anche preso in senso lato, giustamente. Quindi il supermercato... Potrebbe anche essere un commesso del supermercato? Potrebbe essere la suora che va al supermercato? Per esempio, hai visto che ogni tanto nei supermercati fanno le raccolte di beneficenza? Sì. Che tu devi avere tutti, cioè prendi dei prodotti a lunga conservazione, quindi non quelli che ci mandano a noi. Prendi dei prodotti a lunga conservazione, cioè biscotti, pasta, questa roba qui, la farina, sì. E poi le mandi nei paesi... Questa suora potrebbe venire proprio adesso con le buste piene piene da una raccolta di beneficenza e potrebbe essersi smarrita nella foresta. Perché capo la storia di Cappuccetto Rosso praticamente. Potrebbe, oppure potrebbe essere che nella foresta ci vanno a fare vacanza un gruppo di commessi di questo supermercato. E incontrano la suora per caso. E incontrano la suora che per si era caso. Persa, ma la suora in realtà aveva l'acqua santiera in macchina. No, l'acqua santiera secondo me deve essere la fonte delle possessioni. Sì. L'acqua santiera demoniaca. Ma tu è... fa un po' scientifica. No, sta nella foresta. Ma quindi aspetta, quindi l'acqua santiera la volete mettere nella foresta? Cosa c'è di più spaventoso di un'acqua santiera nel folto degli alberi? Ma se l'acqua santiera è il WC? Se l'acqua santiera è il WC è banzina. No. Una fabbrica di bottiglie acqua che lo dà il demonio. E metteva le bottiglie nel supermercato. Vedi? La suora, guarda, per riempire l'acqua santiera, andava al supermercato. Guarda a che comprare bello. L'acqua, inconsapevole del fatto che... Bello, bello. Michele propone una trama anticapitalistica. Michele propone. C'è, tutto insieme al McDonald's. Tutto insieme al McDonald's. Lui dice: c'è una fabbrica. C'è cioè una fabbrica. In realtà c'è uno stabilimento di imbottigliamento acqua. Acqueo. Che benedice, maledice, cioè, l'acqua. Quindi, allora, però non si capisce niente così. No, è un po' complicato, ma soprattutto ci serve un'azienda che imbottiglia l'acqua. Non vedo l'ora di realizzarla con il budget che abbiamo a disposizione. Un'azienda che imbottiglia l'acqua. Altre persone, immagino, nella filiera. Non vedo l'ora di realizzarle con... Dei camion che portano l'acqua. Non vedo l'ora di comprarli al cinese. Poi facciamo Boe Duke. Verrà una merda, allora, ragazzi, mamma mia che merda. Sappiate che il 95% del budget verrà speso per l'evento, per la serata, per i vostri premi, queste cose qui. Il restante, quindi ridicolo, si userà per comprare props di scena, per comprare costumi. Io ci tengo a sottolineare. Ho visto che... su Amazon, costa 5 euro un costume della suora brutto.
io ci tengo a sottolineare che questa cosa qui la dobbiamo mandare al concorso, a qualsiasi concorso che troviamo. Io ci tengo a sottolineare che non penso neanche lontanamente di vincerlo. Ma se dovessi... Però almeno dovremmo passare le selezioni. Il problema è che dobbiamo almeno passare le selezioni per partecipare. Ma dobbiamo trovare una roba di cortometraggi che c'ha tipo... Ci avete provato, la targhetta. Ci avete provato, ritornate l'anno prossimo. Una roba di meraviglia. Tipo il premio speciale. Il premio bambini speciali. Ci abbiamo 40 anni. La cosa bella è che a Termoli manco ci stanno fontane che potete sfruttare come acqua santiere. No. No, ma lo faremo nella foresta a questo punto. La foresta a Termoli. Noi abbiamo una foresta. Sì, il parco di Termoli. No, ne abbiamo un'altra. Molto più bella, molto più controllata, dove possiamo passare tutta la notte con il pericolo di trovare cinghiali e lupi, senza dubbio. Sicuramente cinghiali, lupi un po' più complesso. Ci sono, ci sono, però. Ci sono, è pieno. Quindi noi in tutto ciò dobbiamo passare una notte nella foresta con un'acqua sandiera. Dobbiamo prendere pure un'acqua sandiera in marmo a questo punto, o la facciamo di plastica come la vogliamo. Visto che facciamo la creatura di cartapesta. Ma si scioglie se ci metti l'acqua dentro. Beh. Ma era proprio una merda. Guarda, vi faccio capire come si fa la scena dell'acqua santiera, perché tu non sei ingegnato. No, scusa. Allora, facciamo conto che questa è l'acqua santiera di cartapesta. Sta venendo una merda anche nella mia testa. Questa è l'acqua santiera di cartapesta. Non può esserci l'acqua. Mantienila. Noi la inquadriamo così, va bene? Ok, adesso vi faccio vedere. Questa è l'acqua santiera. È tutto molto semplice. Prendo un po' più acqua santiera. Io vengo qui. Bravo. È quasi un'acqua santiera. Questa è l'acqua santiera di lato, vedete? Io vengo qui e mi sciacquo la faccia. Tu dici, con quale acqua? Con l'acqua che sta qua dentro infilata dietro l'acqua santiera. Bello. Faccio questo, no? No. E in un attimo abbiamo... La magia del cinema, questa è. Mi hai stupito, guarda. Io pensavo proprio di fare un'amalgama di merda invece con l'acqua e poi forse spalma addosso. Beh no, l'acqua santiera stampata in 3D è impossibile perché è troppo grossa, dovremmo farla in 2000 pezzi e incollarla. Eh no, ma poi si vede che è un plasticozzo. Carta pesta. Forse la carta pesta fatta bene, non come la facciamo noi. Tra l'altro io non ho mai fatto la carta pesta, dovrei guardare un tutorial. Noi conosciamo chi fa robe belle in carta pesta. Molto belle. Sì. Molto, molto. Quindi non li chiamiamo. Quindi non li possiamo chiamare. Perché se, allora, noi abbiamo questi ragazzi che poi chi è venuto al Termoli Comics l'ha visto, hanno creato queste strutture in cartapesta folli. Se andate a vedere il video del Termoli Comics o andate su Instagram del Termoli Comics, ci sono proprio queste strutture che sono state create in cartapesta e sono fantastiche, sono bellissime, sono lisce, non so come cazzo ci siano riusciti, sono dei mostri assurdi. Quindi potenzialmente fare un'acqua santiera con un bello stile, magari un teschio, una roba satanica, gli viene facilissimo, viene una figata, verrebbe pure potenzialmente molto bello, ma noi non lo possiamo fare, altrimenti si va a perdere un po'. Ragazzi, se non si raggiungono i 19 euro, il corto si potrà... Che 19 senso? Euro? Siamo un po' oltre i 19 euro. Ah no, se non si raggiungono i 19 euro, il corto si potrà vedere in futuro. Allora, c'è soltanto da pazientare, perché vi spiego, i concorsi di solito accettano prodotti inediti. Allora, fondamentalmente, prima di un anno non lo vedrete online. Prima di un anno non andrà online, lo vedrete solo voi che avete partecipato... Come produttori. Come produttori, eccetera. Insomma, chi ci ha aiutato, chi ci sarà nei titoli di coda. Perché lì non possono di niente. Nel senso, l'abbiamo dato a chi ci aveva, chi ci ha aiutato, chi ha prodotto. Il fatto è che i concorsi non accettano molto spesso, perché ci sono pure le eccezioni, ma molto spesso non accettano roba già pubblicata. Mettere un video su YouTube equivale a pubblicarlo. Quindi... Chi non in questa fase non potrà supportarci per n motivi, lo vedrà probabilmente fra un anno, minimo un anno, perché il tempo che poi vanno a rodaggio tutti i concorsi a cui dovremmo spedirlo e non sono pochi in Italia. Ma non si potrà vedere nemmeno privatamente, ragazzi, perché poi è abbastanza... No, privatamente nel senso che chi... Faremo la proiezione privata su internet per chi non può venire alla prima. Sì, chi poi riceverà il DVD eccetera DVD, eccetera sì. ce l'avrà per sé, ovviamente
vi chiediamo la gentilezza di non metterlo online, perché a parte che noi lo proteggeremo dal copyright direttamente attraverso YouTube. Noi non proteggiamo le cose belle che facciamo, ma quelle lo dovremmo fare, perché sennò ci mandate a puttane tutto il progetto. Cioè, oggettivamente questo. Bene, bene, adesso abbiamo messo i puntini giusti sulle i, andiamo avanti. Allora, dicevamo, ci sono stati anche dei bei suggerimenti, però uno prevedeva lo stupro, quindi direi di no. Magari dal mostro, il mostro che è da dietro. Scusate. Allora, c'è un mostro adesso, no? Ma il mostro poi come lo facciamo? Di cartapesta. Il mostro potrebbe essere il figlio della sua deforme, figlio che ha avuto... bagnandosi con l'acqua dell'acquasantiera. Facendo un bidet nell'acquasantiera. Michele, devo spiegare proprio tutto, tutto. Madonna, a me sta venendo la febbre. Immaginate questa suora deforme che sente un bruciore nelle parti intime, no? È il diavolo che entra dentro di lei. Sente un bruciore, vede questa acquasantiera e pensa... il sollievo finalmente, la santità di quest'acqua fermerà il bruciore. E invece? E lei così e rimane incinta del demonio. Quindi immagina chi prende quell'acqua e fa tipo così. No, mi sembra un po' troppo in là. In là? Ma è bello perché è promiscuo. A me sembra un po' troppo... Non fare Netflix della situazione, questo è un film horror, deve essere cruento. Te ti stai a rifare i vecchi film del passato. No, 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 no. Questo è mi sto rifacendo soltanto a quello che non farebbe mai Disney. Questo, sto pensando, cosa non farebbe mai Disney? Questo. Ci pensa mio cugino. Lo facciamo vietato ai minori di 18 anni. Mi stai... Converto lo stupro con una relazione sordida tra la suora deforme e il campanaro del monastero. Quando è che siamo diventati 713? 43.000! Siamo a 43.700, ragazzi. Non è... Fate l'incesto tra il mostro e la suora. L'incesto tra il mostro? Cioè, perché il mostro è il figlio demoniaco della suora. Quindi se poi questi due si ingroppano pure... Dobbiamo arrivare a 50. Ma secondo te l'attrice che stiamo pensando di... si farebbe tipo mettere le mani addosso da un mostro di cartapesta agitato dai piedi da qualcuno? No, è troppo esagerato. No, ci riusciamo. Allora, noi dobbiamo trovare anche le persone che parteciperanno poi a sta cosa e ci metteranno il nome e cognome e la faccia, ma con tutto che questa gli si può ritorcere nel futuro. Perché non sa che la convivi di essere così potente dietro, capito? Beh, non lo sa, ma lo sospetta. Allora, ragazzi, il punto vabbè, poi vediamo qualcosa. Poi vediamo. Ma la strappo. Ma chiamiamo quella che presentava Michael. No, quella ci vede troppo. Costa un botto, pa. Secondo me sì. No. Secondo me sì. Madonna, che se pigliamo quella però c'è un twistone. Cioè, se prendi... A parte il fatto che per me avere lei sul set è come avere la Magnani. Cioè, per me è proprio... Cioè, è l'apoteosi. Io la userei in tutte le nostre produzioni, lei, anche a fare l'uomo volendo, perché è stata troppo brava a non ridere parlando dell'organo di Don Vincenzo. C'è una scena che dobbiamo... Ah, poi tutto sarà doppiato, sono pure mi spavento, tutto sarà doppiato, ma dall'altra parte ci sarà una voce che sarà al contrario. Sì, cioè meno male che non siamo arrivati al tier dove dovevo doppiare tutto io, perché no, veramente. Vi prego, fatemi doppiare la suora a me. Come la faresti? Però, vedi, è contestuale. Come tutte le suore parlano in questo modo. Però è contestuale. Topolino. è contestuale nel momento in cui la suora viene possessata. Possessata? E parla da uomo. Allora, ma che cazzo dobbiamo fare dentro a questa foresta? Quanta gente che ci sta entrando. Bello. Bello. La suora inizia a pregare e adorare il mostro. Ma solo io non ho capito la differenza tra red carpet e biglietto. È che non c'è la pizzata. C'è scritto, se tu leggi tutti quanti i tier sono spiegati per bene. Sì. È nato un po' come... Gianemba di Dragon Ball. Insomma, passa da suoranna a suor Minchiari. Che suoranna proprio. Vogliamo la suora Minchiari. Sarebbe bello doppiare la suora con la voce di... Con la voce di...
Ci sta, ci starebbe. Ci starebbe, ci starebbe, devo se, dire. Se la suora è quella che pensa Rocco, con la voce di Minchiari spacca il mondo. È stupendo. La faccina pulita così. Però guarda. Te dietro di forma devi essere tu. Anche nella... Siamo a 44. Allora, il prossimo tier si avvicina abbastanza in maniera spaventosa. È quella di smartphone high level, quindi iPhone 14 Pro, questo, sì. Ma ne dovremmo prendere fondamentalmente un altro, perché questo è il mio, se no non riesco a fare niente. Operatori, uno o due commessi della fumetteria di Termoli, a caso, loro non lo sanno. Se ci arriviamo a 45.000 devo chiamare Francesco, quello mi sputa a quest'ora. No. No? Figurati. Lo chiamo in live. Vi chiamo un... Avviso proprio di... lo chiamo e gli dico sei in live, lui non capirà e poi dirà poi glielo diciamo. Regia Paolo non ha nozione al riguardo, ma un ottimo occhio per inquadrature. Rocco invece deve scrivere in una settimana circa 40 ore, manca 1.000 euro. 1.000 euro e scrive Rocco la sceneggiatura. Fotografia, nessun responsabile, però attenzione perché qui c'è il tizio che passa, no? Sì. Sul 45 c'è. La musica è fatta in giovane. No, quello dopo. Ah. Però c'è. Realizzeremo una scena d'amore con il mostro. Già da 45. Sì. Okay. Ce l'abbiamo. Io faccio le musiche con una tastiera a buon tempi. Molto bella, che non abbiamo ancora comprato, perché eccola qui. E ve la facciamo vedere nel... Ah no, non potete vederla. Vabbè, è una tastiera di merda. Però vi faccio vedere quello che è il tier successivo. Non so che fine abbia fatto. La diamonica vuoi? Che c'è segreto? È successo un bordello qua, no, eh? C'è una diamonica. Dove cazzo l'avete messa? È sparita. Allora, c'era, a prescindere da tutte quelle che sono le nostre... Ok. A prescindere da tutte quelle che sono le nostre lucubrazioni, il soggetto va mantenuto sintetico per lasciare poi agli sceneggiatori la fantasia. Certo, questa okay. È la diamonica che abbiamo già preso, sì. E con cui c'è il trailer, perché loro non lo sanno? Sì. Non gli abbiamo svelato che il trailer è fatto già così, con la diamonica e l'armonica. L'armonica a bocca, che è questa qui, che... Con entrambe, infatti, se voi ci fate caso, non abbiamo usato altri suoni se non queste due cose. Vabbè, sulla cosa fatta bene c'è una sul musica. Sul trailer. Sì. Ah, su quello fatta bene c'è la musica fatta bene. Comunque, il counter del coso è bloccato. No, 44! 44! Gatti in cinema. 44, no, si sta aggiornando pure abbastanza bene. Si è spostato! No! Si è spostato, ora c'è la tua posta del cuore. Aiuto! Oh no! Aiuto! Entra qualcuno e dice c'è bisogno, cioè sempre 44 ragazzi. Quindi dicevo il soggetto va mantenuto asciutto, ma allora possiamo dire, però dobbiamo essere molto bravi, perché questa è la base del progetto. Sì. Seguiamo troppo in là a determinate persone, che mancano 1.000 euro. Allora, il soggetto è dei dipendenti di un supermercato, tornando a casa dal lavoro. Scrivi. Beh. O scrivi o no, te lo segni. Me lo registro nel modo classico. Registratelo nel modo classico. È importante che noi sappiamo esattamente quello che si sta dicendo. Giusto? Certo. Intanto tra 9 minuti scopriremo la busta. La busta che ho aperto, ma è tutto incartato. Come... Michael. Vedete che è tutto incartato, è tutto coperto. Non sono stati aperti i bigliettini. Oh, sì, si è visto qualcosa? No, non si è visto niente. Vado? Vai. I dipendenti di un supermercato, sì. Un gruppo di quattro amici, dividendo la macchina, perché così fanno un po' uno, un po' l'altro, che tornano verso la città, ma a un certo punto la gomma la bucano. La gomma. Devono fermarsi. Sì. E si riparano in una foresta perché sta arrivando un temporale. Dobbiamo aspettare pure che piove. Ci penso io a quello. Okay. Faccio tutta una cosa in montaggio. Ci penso con io. La sega. Si riparano nella foresta e vedono che c'è una donna che corre. Incuriositi vanno a cercarla e scoprono un'acqua santiera agghindata da teschi. E iniziano a cacarsi sotto. Questo è il soggetto. E il supermercato?
sono i dipendenti del supermercato. Però il supermercato, io mi rimetto agli sceneggiatori, che a questo punto non sono più io. Potrebbero fare i flashback, i flash forward. Potrebbero fare flashback, potrebbero raccontarci la loro storia tra gli scaffali del supermercato, o potrebbero collegare quanto sta succedendo al supermercato. Ma se agli sceneggiatori venisse in mente di, tipo, raccontarci una storia normale. Sì. E quella chiuderla come parentesi. Tipo, abbiamo visto una donna che correva nel parco, lavoriamo. Beh, non possono, perché questo è un film horror, l'abbiamo detto. Ma devono dargli ho sbagliato il prezzo! No, devono fare una storia horror, con tutti questi elementi, le possessioni. Il capo che ti dice, devi vendere di più, metti meglio quell'oggetto. No, quello è Superstore. Le possessioni, l'acquasantiera demoniaca, la suora deforme, devono mettercele queste cose. Non si possono tirare indietro. Quindi, recap. Sì. Un gruppo di commessi del supermercato. Quattro commessi, non è dato sapere il sesso. Quattro commessi. Io non lo metto mai il sesso perché è irrilevante. Quattro commessi. Totalmente irrilevante. Se sono donne, le voglio forti però. Ok, quattro commessi. Quattro commessi del supermercato. Bucano la ruota. Perché stavano andando? A casa, stiamo tornando a casa dal supermercato che è in periferia. Tornando in che città. Che sfiga. Cioè, è il primo supermercato che sta al contrario. Sta vicino a un distributore. Ok. Si fermano e a un certo punto bucano la ruota. E siccome sta venendo a piovere fortissimo, loro entrano nel boschetto per ripararsi sotto gli alberi e per beccarsi fulmini pure, perché succede anche questa cosa qui. E appena entrati nel boschetto vedono una donna che scappa nel bosco. Okay. Provano a chiamarla. Ehi, tu! E loro si addentrano. Ma vedono una figura nera. No. La donna si addentrano, trovano la cosa. Non mettere dettagli, non è un soggetto. Suora, no, per capire. È un soggetto, è una donna. Seguono questa donna. Non è una suora. È una donna. Non è una suora, è una donna. Però può essere pure che una donna è una suora. Tu un soggetto non l'hai scritto neanche all'elementare, è vero? Sì, no, io ho scritto i temi, erano molto belli i miei temi. Sicuramente di nove facciate. Ok, quindi questa cosa qui, entrano, trovano l'acqua santiera. Sì. E qui. Lasciamo fare ai nostri sceneggiatori, che è ancora Paolo il nostro sceneggiatore. È ancora Paolo. Allora, io 18 e 24, 18 e 24 direi che è ora. Però i nostri sceneggiatori possono essere creativi, ma sempre nei limiti di questo, eh? Sì. Sì. Bravo! Adesso è Paolo ancora. E Paolo ci avrà più tempo degli altri. Ancora 800 euro. Per poco! Ancora 800 euro. Intanto io prendo i fogliettini e veniamo alle 18.30. Sì. Allora, il soggetto ce l'abbiamo. Sì. Tu devi ancora... dobbiamo ancora avvertire a Davide, che non lo fa più, mi sa. Davide, mo gli mando un messaggio. Digli che ormai è passato il tier. Davide La Rosa, lo sceneggiatore che doveva aiutarci fino al tier passato, adesso deve sapere la brutta notizia. Guarda, io mo lo avviso. Digli che ormai è passato e che non. Il passato non ritorna, come si dice. Gli mando un messaggio, perché lui rimarrà estremamente deluso, perché io gli avevo fatto delle promesse, eh. Io gli avevo fatto delle promesse, ho detto, Davide, io ti ricopro di gloria. No, ho detto, Davide, questo è il film che ti farà prendere un Oscar. No, non lo hai proprio pompato male. Ho detto, Davide, questo è un film con una suora, un'acquasantiera, ti darà la possibilità di tirar fuori tutto quello che pensi che non vada bene nell'attuale sistema religioso italiano. E Davide lo sai, è sensibile a questi temi. Lo so, ma adesso sarà incazzatissimo. Perché l'hai pompato così? L'ho pompato perché volevo che desse il meglio nello scrivere questa sceneggiatura. Ma così l'hai rovinato. Gli ho anche promesso 9.000 euro di cachet. Ma sei scemo. Sì, gli ho promesso 9.000 euro di cachet e una cena a un ristorante stellato. Un pompino sotto al tavolo, no? No, io lo volevo fortemente, Davide. Lo volevo fortemente. E beh, meno male. Almeno ci... È arrivato persino a dire, Mario, non fa niente, lavorerò anche sotto lo pseudonimo di sceneggiatore non professionista. Addirittura. Ha detto, non fa niente, non voglio la gloria. Pur di partecipare a questo progetto. Ha detto, voglio questo progetto perché dopo tante cose belle che ho fatto, sento che questa sarà la più bella. Noi ricordiamo una cosa, Davide si è occupato di sceneggiare tutti gli ultimi film di Carlo Sortino. Tutti gli Chi ultimi. Chi è Carlo Sortino? È... Cioè, vogliamo farglielo vedere Carlo Sortino? Non si può. Eviterei comunque.
comunque. Evideresti. Allora, no, Paolo, no. Qui abbiamo la censura su Netflix. Allora, Carlo Sortino, conoscete, ragazzi? Se lo conoscete voi, ragazzi, se conoscete Carlo Sortino. Sì, abbiamo visto dei film suoi un po' di tempo fa. L'ho presa su Amazon questa maglietta. Potete sempre assumerlo per un cameo che si... come sagrestano. Che viene strangolato da minchiare, è un po' esagerato. Recuperate tutti i film di Carlo Sortino, cercatelo, scrivetevelo da qualche parte, adesso seguite la live, non andate via. Ma stasera, quando sarete col vostro partner, la vostra partner, guardatevi insieme, io suggerisco un film, Sensuality, di Carlo Sortino, credo sia uno dei più indicativi. Matteo ci ha detto: non vede l'ora di vedervi alla prima e ringraziarvi per tutte le minchiate dei progetti Foglia degli ultimi anni. Grazie a voi, ho Serrazzi nel cuore. E speriamo che torni. Allora, io direi che ci siamo. 18 e 28, spacchettiamo. Leggerò soltanto la prima cifra, non la cifra finale, quella che poi permetterà ai vincitori di vincere. E vinceremo. Micaele Forlante, attenzione perché alle 18.30 Micaele Forlante diceva 22. Oh, esattamente il doppio. Michele Forlante è andato a ribasso, 22. Cioè, mo lo mettiamo qua. Michele ha volato. Non vi faccio vedere il resto perché sennò poi si vede quello sotto. Però 22, magari sei nell'ultima giornata, perché questo è Rocco. Rocco 35-40. Rocco ha fatto 37, la media tra 35 e 40. E dopo mi ha scritto un'altra cifra, però 37. Siamo a 40. Mi sembra che sia insperato da tutti, no? Insperato. Paolo 18:30. Paolo 50-55. 50-55, ha messo Dier. La sparata, diciamo, sulla 52. E poi ha messo una cosa, secondo me, a quanto arriviamo. Ottimo. Ma manca a farla apposta, mancano i nostri. 35, il signor Palladino ha messo 35, spero. Non sto scherzando, eh. Zoom qua, zoom. 35 spero. Detta. E poi ci sto io. Come piego io i... E io invece... io 33. 33. Anche per me era isperato, era isperato. Però... Quindi chi sei io? Rocco è il più vicino per me. Per adesso, alle 20:30 faremo il toto finale e vedremo. No, solo alla fine. Era per riscaldarci questo. Però chi ci azzeccherà? Chi ci azzeccherà dopo Io potrà far del male agli altri, anche fisicamente. Io spero che vi piaccia il cinema horror anni 80. Io spero che tu non esca mai nella vita proprio. La lupa mannara senza... E questo va nel documentario, eh. Sì, questa è parte della storia, quindi... Allora, ragazzi, una cosa che voglio ricordare a tutti voi. Tutto quello che faremo, da quando si chiuderà questo crowdfunding a quando il film poi sarà in sala... Verrà ripreso tutta la lavorazione, i doppiaggi, le musiche. Ci sarà un documentario sulla realizzazione che sarà molto più bello del film. Sì. E che potrete sicuramente apprezzare. Sarà parte del DVD, sarà nei contenuti speciali del DVD. Quindi tutti quanti potrete sapere esattamente quanti sforzi sono. Esatto, questa è una cosa che ci teniamo particolarmente. Nel documentario proprio ci sarà tutto. Intanto devo ringraziare Alessio che mi ha fatto ricordare. È arrivato il pacco con il bellissimo disegno, che in realtà è una stampa, una stampa credo a fuoco o laser, molto carina. Molto bello. Molto carina. Grazie Alessio, questo è Alessio che è in chat con noi. Grazie. Questo è perfetto per il camino, sopra il camino, non dentro. Perché è rustico il legno sulla cappa del camino. Che Nicola ha? Io non ce l'ho il camino. Cazzo che bello, un camino.
Però sai che cosa io adesso c'ho? C'ho il problema inverso. Devo scegliere su che piano stare. Cioè, su uno dei due piani, perché quello dove devo andare a dormire. Ci vai a dormire. Io penso che d'inverno mi trasferisco, sai, il tepore del camino. Però quando vuoi andare a dormire devi fare due rampe di scale, una rottura di cazzo. Però ho saputo una cosa. Siccome mi sono trasferito da poco, ho visto tutti i vicini che hanno più o meno la stessa tipologia di casa, dormono tutti sotto. Certo. Tutti. Non ce n'è uno che sta a metà. Perché? Sono solo io che sto a metà. Perché c'hai più controllo sui ladri che ti entrano in casa. Da sotto? Sì, perché quelli entrano da sotto. No, secondo me che dopo superato una certa età... Ti rompi il cazzo a salire le scale. Dormi sotto. La casa sopra non esiste più. Perché dopo c'è una... è triste, però c'è una salita, c'è una discesa. Magari, che ne so. Sotto dove è il garage o sotto? Sotto il garage. In tavernetta. In tavernetta. Gli anziani, perlomeno, le persone che sono nella mia zona dormono tutte quante in tavernetta, non ce n'è una che dorme. È inciso con il taglio laser. Ah, ragazzi. Ok, grazie, grazie mille. Della precisazione. Ok, io direi che a questo punto, vedi un attimino... Vedi se Davide ti ha risposto. Non lo so, perché Davide... Lo vogliamo chiamare? Lo chiamiamo in live e gli diciamo, ti facciamo salutare tutta la comunità. Scusa, prendi la cassa. Sì. Lo chiamiamo un attimo in live, ragazzi. Digli che stiamo in live. Almeno sentite la voce del... Boom! Si accende. Adesso ci becchiamo un vaffanculo tutti insieme. Ora lo chiamo, siamo in viva voce. Mettimi. Pronto, ciao Mario. Aspetta. Pronto. Pronto Davide, aspetta, ti metto in viva voce. Ah, bene, bene. Sei qui con tutti i nostri spettatori, io... Ah, bene, un saluto a tutti. Ciao Mario, ciao Nicola. Allora, ci sono buone notizie per me? Allora, buone notizie non le definirei buone, perché insomma è venuto fuori che adesso la sceneggiatura da regolamento dovrebbe farla Paolo in questo momento fra 500 euro Rocco. Sì. Cioè, quindi mi fate fuori così? No, no, cioè farti fuori, no, perché loro sono comunque bravi, magari non quanto te. Sicuramente non quanto lui. Però hanno una certa esperienza, per esempio Paolo ha fatto basket. Ma è lo sport? Sì. Vabbè, è utilissimo per fare sceneggiature. Sì, sì, assolutamente. No, ma il problema è questo. Poteva succedere che le cose, insomma, andassero benino e ci dispiace un po' doverti far fuori. Voi sapete chi sono io? Sono lo sceneggiatore di Carlo Sortino. Cioè, voglio dire, io ho sceneggiato... Amore crononauta. Sì. Pensate ragazzi, Amore crononauta è un film in cui per il cortocircuito di una tastiera un piano barista finisce nel passato, nel futuro, nel tempo, viaggia nel tempo. Ed è... È una storia che si rifà anche a una puntata di Star Trek, cioè dove, vabbè, insomma. Ma hai fatto mai horror? Beh, ho fatto i film di Carlo Sortino, però... No, sì, no, nel senso, ho fatto un horror, l'autostop è un horror. Ah, sì, è vero, scusami. C'è un falconiere. È vero, bello. Cioè, io fossi in voi non mi farei fuori. Allora, quei soldi che mi avevate promesso possiamo fare anche molto meno, ma non mi lasciate a casa, per favore. Ah, noi avevamo pattuito 9.000 euro. Sì, più il ristorante stellato. Vado via anche con 300 euro e una bottiglia di acqua tonica. Allora posso dire che è molto economico a questo punto, rientra nel nostro budget. Vabbè, io posso anche coi colleghi fare una cosa che può garantire un lavoro ancora più, più basso, sì. Cioè una sceneggiatura a rimbalzo, cioè nel senso ognuno scrive una scena e ce la si passa. Ognuno scrive una scena. Cioè, io scrivo una scena e poi la do all'altro sceneggiatore che lui continua, poi me la ridà a me, io continuo da dove è arrivato lui. È una cosa così. Il risultato è sicuramente peggiore.
Che tra l'altro credo che abbiano fatto così anche gli sceneggiatori di Lost. Mi sbaglierò, ma mi pare che il processo fosse... Ma J.J. Abrams fa sempre così, quindi insomma... io accetterei questa soluzione perché mi sembra molto buona. Però bisogna vedere cosa ne pensano i produttori, perché secondo me così viene proprio male. Sì, ma questo così è peggio del peggio. Viene ancora peggio. E poi posso garantire cose tipo quelle di Sortino, cioè nel senso... Vabbè, infatti lui c'ha la garanzia. Io vedo dell'entusiasmo qui nel pubblico. Sono d'accordo. Sembrano veramente proiettati verso questa meravigliosa sceneggiatura a quattro mani, fai anche sei in realtà, perché Paolo, oltre a fare basket... Non sono ambidestro, scrivo con una mano sola, quindi... Ah, scrivi con la destra o con la sinistra, Davide? Io sono destro. Sei destro, ok. Anche Paolo, quindi... Sì, siamo... Sarete sulla stessa lunghezza d'onda. Paolo o Rocco a seconda? Ma loro sono d'accordo oppure no, perché... Allora, attualmente siamo a 44.009, quindi fra un po' la palla passa a Rocco. Adesso ce l'ha Paolo. Paolo, sei d'accordo? Ci sta. Paolo è d'accordo. Altrimenti bisogna finire a forum dal giudice Santilichieri qui, perché a me se ne hanno fatte delle promesse. Bisogna richiamarlo indietro. No, dobbiamo vedere il pubblico. Allora, quello, ragazzi, quello che ci sta dicendo Davide è una cosa che ovviamente non era prevista, però una sceneggiatura a passaggio. A passaggio. Un po' come la palla a volo, che tu ti devi passare la palla, loro si passeranno la sceneggiatura. Quindi uno inizia, è incipit, uno inizia la sceneggiatura, passa all'altro che deve terminarla. Ragazzi, e non dovete pensare che questa sia una cosa semplice. Per fare questo dobbiamo aprire un Google Doc e basta. Però, okay, guarda, Davide deve scrivere con un colore, Paolo con un altro, è complesso. Sì, facciamo così, non è complesso. Basta avere il soggetto, poi non ci mettiamo d'accordo con l'altro. Io lo vuoi raccontare il soggetto? No, lui stava seguendo la nostra live. Stavi seguendo, perfetto. Sì. Quindi hai notato quanto è complesso scrivere un soggetto in live? Ho riattaccato per sbaglio. Ma la smetti? L'ho fatto sentire per un attimo da qua, non so come. Questo è perché Nicola non si sta fermo. Voi sentivate bene, eccolo. È caduta la linea. Perché stavamo provando a fare una cosa. Una manna che scende dal cielo e lasciare libertà agli sceneggiatori è veramente ammirevole da parte vostra, perché veramente c'è territorio per scrivere tutto bello, ovviamente. Ti dico una cosa, Davide, perché è importante che tu lo sappia. Nonostante il budget stia salendo, in realtà sta scendendo, perché tutto il budget andrà letteralmente prosciugato dai premi, dalla pizza, tutti insieme. E quindi se tu, Paolo e Rocco, vi fate venire delle idee folli, noi poi siamo costretti ad arrangiarle come meglio possiamo. Molto meglio. Ok. Vabbè, io direi che così si sentiva meglio. Guarda, prima. Sta bene a tutti, perché non... Tengo molto, insomma. Vabbè, io vedo che hai la benedizione dei nostri... Vogliamo Davide, vedi? Hai la benedizione totale dei nostri... Grazie, followers, grazie. Molto carini. Rocco. Lascerei andare a macerare il soggetto nella sua mente. Okay. Sì, ma io prima vedendo già ho avuto un sacco di idee, tra l'altro. Io lo so che sei partito a razzo, poi ti mettiamo in contatto con Paolo / con Rocco. Ok, volentieri. E apriamo questo Google Doc. Aspetta, perfetto, che come ha spostato lo strumento, siamo andati un attimo down, quindi un po' di persone non ci hanno sentito. Sì, aspetta che abbiamo spostato lo strumento. Sì, quello. Mi raccomando, la bottiglia di acqua tonica, va bene anche la sottomarca. Va benissimo, grizzati. fantastico, sì. Va bene, ciao. Brutte, va bene. Perfetto, ci siamo ristrutturati. A posto. Adesso ci pensiamo noi, lo raccontiamo. Grazie mille Davide, ti lascio tornare. Grazie a tutti e partiamo, evviva. Grazie ai followers. Ciao, buona serata. Buona serata a voi, a presto. Ciao Davide, grazie. Ciao a tutti e tutte, ciao. Abbiamo il buon Davide a bordo e non era preparato nulla, ragazzi. Attenzione. Guardate qua. Oh! Guardalo. Rocco sceneggiatore.
45 sudati, sudatissimi. Ho i 4 personaggi già in mente. Attenzione. Tu mi devi reggere il confronto con Davide La Rosa, eh? Davide è una garanzia, quindi... Davide è un mostro sacro quando c'è da fare certe cose. È una garanzia, quindi sono molto curioso di vedere che cazzo succederà a questo punto. Noi siamo a 45, vi ricordiamo che ci mancano ancora 2 ore di live e che il tier successivo, quello da 50, prevede anche altro. Vogliamo ricordargli che cosa prevedeva? Allora, adesso l'attrezzatura che scende, ovviamente. Certo, l'attrezzatura che scende è una costante di tutti gli scaglioni e va bene. 45-50 è questo sopra. Ok, in questo momento stiamo a questo che abbiamo già letto. In questo momento siamo ancora al 45-50, ma a 50 avviene... Ma che palle è sto computer? Non è il computer, è... Kickstarter? È Kickstarter che mi chiede un qualcosa. Che rottura di cazzo. Gli dico a Kickstarter, non voglio niente, lasciami stare. Cioè Kickstarter... Che fa, le vuoi 2 noccioline? Le vuoi? Nicola okay. Fanò già mangiato. Vuoi 2 patatine? Allora, ci sarà la scena d'amore con il mostro. Sì. Musiche fatte con la tastiera a buon tempi. Fraus che muore. Personaggio doppiato dall'attore del sesso opposto. Audio totalmente doppiato, sonorizzato a bocca in post-produzione. Vabbè, io che suono. Rocco che scrive una settimana circa, quindi 40 ore di sceneggiatura. Quella dopo invece, quel tier a 50, l'operatore strafaigo, la regia la fa un commesso a casa della famiglia di Termoli. Rocco e Paolo scrivono insieme a questo punto a Davide, a 6 mani. Sì, loro 2 insieme e Davide in live. Cioè, come cazzo fate in live 8 ore a scrivere una scena? Io non credo. In live con Davide. Con Davide che vi scrive. Ma, tanto... Ma Davide quanto ci mette a scrivere di media una sceneggiatura? Loro ci mettono 1 ora a scrivere una scena. Davide ci mette 28 secondi a scrivere una scena. Già lo sai? Sì. Ok. Io conosco Davide da un po'. So cosa. Sceneggiatura, vabbè, rock. Fotografia. Nessun responsabile della fotografia, ma una persona bendata andrà in giro con. Allora, questa cosa qui l'avete vista nel trailer. Se vuoi, lo rimandiamo un attimo. Sì, il poi trailer. Lo rimandiamo. C'è una persona con la luce che non sa niente, deve essere bendata completamente sul set. Che a un certo punto esce e fa questo. E quindi anche lì la luce potrebbe essere un po' una merda. Un pelino una merda la fotografia. Poi abbiamo musica di Nicola Palmieri. Quella di Amonica. Sì. Questo è il tier che fa paura. E l'audio totalmente doppiato, sonorizzato a bocca. Non sonorizzato in post-produzione. Sonorizzato a bocca in post-produzione. Sì. Io e Nicola osserveremo. Come la fai, ma la macchina a bocca così la fai, come la fai. Nicola e Mario osservano, ma possono dare consigli in caso di necessità. C'è ancora siamo osservatori, ovviamente. Faremo anche delle parti all'interno del film, non sappiamo ancora cosa, però immagino che un qualche tipo di cameo vada fatto. Quindi noi abbiamo già raggiunto un livello incredibilmente interessante, con 45.000. Fuori da ogni logica, tra le altre cose, quindi molto molto bello. Il presepe... No ragazzi, allora, la cosa bella è che da questo momento in poi io posso rilassarmi. Posso smettere di pensare alle trame, agli intrecci. So anche prima in realtà, ma adesso questa proprio... So che tutto è in buone mani. So che tutto è perfettamente in buone mani e... Io stavo più tranquillo prima, sarà che quando se ne doveva occupare solo Davide, stavo tranquillo, tranquillo. Ho contato a Michele delle 4 persone. Madonna. Qualcosa mi dice che arriveremo a 50k. Personalmente mi manca vedere Strafego 90 nei vostri progetti, fategli fare almeno la comparsa. Vabbè, ma la comparsa la fa sicura, ma le comparse facciamo anche noi due, tranquilli. Cioè... Sì, sì, anche sì. Perché gli attori non abbiamo ancora, cioè non sapendo che cazzo di storia dobbiamo non raccontare. Non sappiamo la storia, cioè dobbiamo prima fare la sceneggiatura, poi ovviamente vi terremo aggiornati. Ma... E sappiate che la locandina l'abbiamo già commissionata. Ah, la locandina, dobbiamo chiamare il locandiere. Io adesso lo provo a chiamare. Glielo devi dire che stiamo là. Allora, siccome sapevamo che saremmo arrivati al tier di mezzo, noi siamo esattamente, diciamo, nella metà, ok?
abbiamo deciso di chiamare un fumettista esperto, un disegnatore esperto, che però, esattamente come Davide, può fare le cose molto bene o le può fare estremamente male. E siccome qualcuno di noi si è innamorato delle cartoline di Natale, sì, che vorrei mostrare in camera pure. Sì, 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 aspetta, aspetta. Vorremmo farvi vedere di che cosa è capace questa persona. E poi ve lo faremo sentire. È qualcuno, sì, che avete già sentito in realtà col violino in mano. Allora, vale, un attimo che ve lo trovo. Lui è un fumettista talentuosissimo, come diceva Nicola. Ha realizzato il dizionario dei film brutti. Sì, ha fatto un sacco di cose belle. Anche se lui potrebbe essere un consulente esterno. Per la bruttezza. Sì, ma guarda, se c'è Davide. Ah, no, la figura del consulente a Davide non serve sulle cose brutte, tranquillo. Ecco, questa è la maglia che gli ho fatto io. Molto bello, molto bello. Un attimo che... Ce l'hai? Devo arrivare al periodo di Natale, questo 24 maggio, no. Adesso cerchiamo. Però io direi a questo punto ci rispostiamo da questo lato. Sì, sì. Marzo. Così leggo anche i commenti, va. Ti porti il computer? Mi porto il computer così leggo i commenti. Bienvenidos da questa parte. Realizziamo una scena d'amore con il mostro. Il mostro è di cartapesta, quindi non so come effettivamente si muoveranno i nostri ragazzi. La cui qualità di produzione si abbassa all'aumentare il supporto. Ma quanto siete paraculi? Ancora, ve lo abbiamo spiegato. No, ma questo è uno che è arrivato adesso, non lo sa. Capo, mettici tu 500 persone in una pizzeria, perché io non so ancora come si fa e lo scoprirò. A breve. Thank you. A quanto stiamo, Michele? Aggiornaci. Dai, porca, arriviamo puttana, a 50. Quest'anno non ha postato nulla a Natale. Vabbè, però tu non puoi dare false speranze. Però aspetta, io dovrei avere la chat privata con gli auguri. Bene. Ma adesso devi avvertire i ragazzi della fumetteria. Ah, cazzo, io devo chiamare Francesco. Lo devo chiamare. Mo gli mando un messaggio. Il bello è che non deve... Il bello è che nessuno sa un cazzo, capito? Li abbiamo inseriti in un crowdfunding da migliaia di euro e loro non sanno niente. Nulla. Francesco, buon pomeriggio. Senti, noi siamo in live. E siccome è successo che la live, cioè il Kickstarter è andato estremamente bene, allora sappi che a te tocca fare o l'operatore o la regia. Quindi se vuoi ti chiamo adesso, ti spiego in live che cosa succederà. Lui non sapeva assolutamente niente. Sono stato proprio un nazista. Guarda, non trovo gli auguri di Natale perché negli ultimi c'è suo figlio, non lo voglio far vedere pubblicamente, però mi ha mandato un pupazzo di cartapesta di Michael Jackson per farvi capire la sua sensibilità alle cose. Questa è una statua di cartapesta di Michael Jackson. Ma che gli è successo? Gli hanno squagliato la faccia. Non lo so, ma è bellissimo. È il carnevale che vorrei. Una live di telefonate meraviglioso. Ma prima, Wang Zi Hihe. Che vuol dire? Vuol dire un cosa? Un tappo al culo sarebbe consigliabile. Allora, è rosso, è completamente rosso. Sta roba qua, credo... No, il nome, spero il nome di no. Non c'è ancora il titolo del corto, ragazzi. Il nome non ancora esce, anche perché lo dovremmo dire qual è il nome, o no? O dopo? Ce lo devono dire gli sceneggiatori. Ah, quindi gli sceneggiatori fanno... Sì, ragazzi, perché in base alla storia poi tutto cambia. Cos'è? Sembra sangue, è molto, molto bello come sangue. È rapa, allora. Allora, è a metà tra il cocco e l'amaro Averna. Amaro Averna. Sapore rosso. Oh, scusa, zoom qua dentro. È vernice. È vernice, praticamente.
Ci sono delle cose che galleggiano, ma non so effettivamente che diavoleria è. Secondo me a Paolo... No. Paolo piace. A Paolo piace. No, secondo me a Paolo non piace. Dobbiamo aprire la pagina a Paolo piace, a Paolo e gli chiaviamo in bocca tutte le cose. Una pagina tipo a Panda piace, però con... con... Ma ce l'abbiamo una forchetta? Di là. Di là, ok. C'erano due miei amici che avevano fatto la parodia di a Panda piace, si chiamava A Koala Gusta. Ho trovato non le l'hanno forchette, mai pubblicato per eh? Non avere problemi legali. Ho trovato anche il pagamento per Davide La Rosa, però è... Davide, c'è l'acqua tonica. È la gassosa, è uguale. Vabbè, Davide, sarai ben pagato. Dal 1906. Proprio da allora che ce l'abbiamo di là, quindi... Ma la Madonna! Che cos'è? Non lo so, io non lo so. Ma... cubico. È soia, è tofu, è tofu di merda. Oh, però ragazzi sa troppo di amaro, veramente di amaro. C'ha una sbafana di, tocco, di cocco e poi arriva l'amaro. Assaggio. Te. Ma è troppo... Non lo so se mi fa veramente tanto schifo oppure c'è qualcosa che non mi faccia da... Guarda come goccio la... No, no, lo faccio nel tappo. Va bene. Non fa proprio schifo in bocca. No, cioè, è il naso. Madonna, che brutta consistenza, per Dio. Sembra cervello. Un pezzettino? Mi sento vecchio per questo, eh? Cristo, quanto scotta. È salato! È la cosa più salata dell'universo! Ah! Sì, però anche meno, eh. È salato, sì. Ma tu non mangi sale, per quello lo trovi sano. Che cos'è? Allora, secondo me sono sardine. Dicono, non è da mangiare così com'è. Oddio. Ah! È buono, però. Ma sei scemo, ma è salatissimo. A me piace un sacco. Piace un sacco. Cioè io a pranzo sono stato al ristorante giapponese, c'era la salsa di soia, eh. È così, eh. No, molto... ma è 15 volte più salato della salsa di soia. Per... Ma come va mangiato questo? Non vanno specificato. Mi dovete dire come va mangiato, perché... Guarda, io ho adottato questa tecnica, l'ho messo in bocca, poi ho fatto... nel lavandino. Mangio tutto. Ah, lo mangio... Lo mangio un pezzo per volta, perché è troppo salato, però... Ma di che sta il sapore? Di sale e basta. No, non è vero. Allora, il sale è salato, ma è acciuga. Io credo che sia... Vorrei buono, a te piace, sicuro, 100%. Sta di acciuga. Sta di acciuga compressa. Questo spalmato su un po' di pane, no? È leggermente piccante, ma non quel piccante che dà fastidio. Lo so, raga, scusate, però dovevo sciacquarmi la bocca perché vi giuro, è la cosa più salata. Ma che cazzo è, però? Ma dicono sia un dado sotto sugo. Un dado? Ma che cazzo ne sanno questi? Voglio il video di 11 loro, solo con l'audio di Sinergo si sciacqua la bocca per il salato. Oh, a me piace un sacco. Si usa in tante ricette Thai. Sì, però per 10 kg ne metti uno, ti sala tutto. Forse... Questo ti sala un maiale. È buono qua. Però, è buono, è molto buono. Quindi è un dado... E può essere un dado, cioè io lo metterei nella pasta effettivamente. Ma in 4 kg di pasta devi mettere quello. Vabbè, non esagerare, perché tu non ti ricordi come sono i nostri dadi. Il dado star, ma io ho questa resistenza al salato perché dovete sapere che ho un problema. Quando ho i dadi... Io me li mangio. Pure io me li mangio, dai. Sì. E quindi, sì, sono salati, ma sono salati a questo livello. Che è una cosa che va diluita in 4 litri di brodo. Perciò questo è troppo salato, è concentratissimo. Sì. Cioè, io ieri sera ho mangiato il prosciutto. Oggi ho mangiato la salsa di soia. Non è che non mangio il sale. Ma questo... Cioè, è troppo, raga. Ma scusa, c'è qualcuno di voi che vuole assaggiare? No, sì. Perché secondo me è fuori dalla grazia di Dio, sì, questa cosa qua. Guarda, ma se il dado ci sta, la consistenza è quella. Il dado, Bax, vieni qua, vieni.
è quello, è questa, è la consistenza è questa. Ma aspetta, la pressione sanguigna di un vulcano in eruzione. Cioè, cioè io schizzo a 195 di massima se mi mangio un coso di quelli. La rete si acquasciuga la bocca con l'acqua del mar morto. Ho preso una forchetta. Come mangiare una super caccola? Io non lo so, Daniele, che cosa mi stai raccontando? Che le caccole sono... Che schifo. Quei due sozzati. Mi viene l'ipertensione essenziale a causa dei cibi salati? Oh, tanto ormai. Ma veramente di amaro? È vero? Sa di amaro? Forte anche. Sì, ma l'amaro non è il suo sapore, Paolo. Madonna, guardalo, guardalo, si è conficcato. Ma tu non... Tutto bene? Sì, ma sembra sangue, Dio bo. È buonissimo. Oh, Ma non so come... Ah, oh, stai a vedere le mocca! Con calma, siamo calmi. Una settimana. È che è troppo però, ma è esagerata. Mi... Te lo dico io, è esagerata. È esagerata. Te mettici quello. Te mettici quello. Che c'è il giusto apporto di sale. Ma beh, è troppo, cazzo. Si è mangiato metà. È un po' salato, eh? È buono. È amarissimo. Ma amaro no. Che schifo. È la pressione di Nicola. È amaro, salato e amaro. Infatti. Quello si prende con tutta goccia. Mi sono sporcato. Quello si prende con è buono. Addirittura. E qui ci sta chiaramente le patatine. No, ma io è amarissimo. Merda. Stai di fame, Michè? Tutto questo per il tiro. Guarda. Queste sono al calamaro. Questa ti va? Sei vegetariano. Allora vuoi, vuoi provare? Mi sono sporcato il cosa. Oh, però è buono, buono forte sto robo. Ma che cazzo è? Reo. Ma qualcuno di voi che mi sa dire che cos'è sta roba? Se veramente è un dado. Allora, no, non va mangiato assoluto, questo è poco ma sicuro. Ma è all'uva. Sì, sì, all'uva è alla mela. Giusto. Che cazzo è? Non lo so, Wang Zie. Però posso prendere, scusa, perché ci hanno mandato anche i gentilini. Oh. I gentilini è per essere gentile, no? Sì, è la versione piccola dei bastardacci che fanno questo. Michè? Oh. Ve l'ha spedito Dracula. Comunque... Sarà davvero spettacolare potervi incontrare, siete molto alla mano e date e fate sempre molto per la community. No, non siamo alla mano. Io quella sera... No, al gomito. Io farò la diva del cazzo. Volevate il red carpet? Vi facciamo il red carpet, io non vi cago. Io passo così, sfioro la mano a qualcuno e poi vado dritto. Ma ci vogliamo mettere vestiti... Le pellicce, i gioielli... Faccio come Lady Gaga che si veste di fiorentine. Poi quando ci andiamo a mangiare la pizza rutto libero. Però durante il red carpet io farò... Sì, con gli occhiali da sole, la sciarpa. Gli occhiali da sole di sera, capito? Sì, la sciarpa. Io me li metto gli occhiali da sole la sera. Abbiamo pure già chiamato un gruppo di fotografi. Ma facciamo venire gli iscritti eleganti. Ecco, questo potrebbe essere interessante. Vogliamo dare il dress code? Il dress code. Il dress code deve essere... inerente al film ma anche all'evento. Ma non lo sanno. Il pezzo di sopra o di sotto deve essere elegante. L'altro può essere pure la tuta. Dipende da dove lo facciamo. Gli mettiamo il look da red carpet come dress code. Come voglio loro. Quindi meglio vestiti. Però devono essere vestiti, capito, o eleganti o esuberanti. Non devono essere casual. Gli diamo un modo per vestirsi eleganti una volta nella vita che non sia un matrimonio. A metà. Ma a metà. Allora, siccome lo faremo, se tutto va come deve andare, a novembre, mettiamolo ai voti. Tanto questa è una cosa però io loro democratica. Però non li voglio mettere in difficoltà. Perché se me l'avessero detto a me, quando avevo 25 anni,
portati un vestito elegante. Avrei detto, cazzo, lo devo comprare. Perché non ce l'avevo. Un pantalone elegante. Io mi sono comprato il mio primo vestito elegante quando si è sposato sto caga cazzo. Se no, starei ancora... Se no, il mio primo l'avrei comprato al mio matrimonio. Potremmo essere giacca e cravatta sopra e gonnello da sola sotto. Oh, oppure tutti con un crocifisso. Anche. Crocifisso quello... Vengono tutti col crocifisso. Della prima comunione, no? Vengono... Se non voglio gli eleganti, posso voi vestire tipo i rapper, capito che sono... E infatti non è più come i red carpet di una volta. Noi ci Ma siamo si vestono male, red carpet. Noi ci siamo andati al red carpet, stavamo in felpa, proprio beceri noi. È vero, noi siamo andati... Noi abbiamo fatto un red carpet. C'era Greta Menchi, che era vestita tipo come se fossero le 11 di sera. Comunque sono buoni questi vestitori. Molto buoni. Sono al latte, si sente tantissimi latte. I gentilini. Sono tipo i Plasmon, però a un livello successivo. Intanto siamo quasi ai 47. Come facciamo? Scusa? 46.700. Porca troia. Secondo me Davide La Rosa ha rialzato le quotazioni del progetto. Tra poco torna Paolo. Raga, meno di 3.000 e saremo in live io e Rosa con Davide. 8 ore di live voglio vedere, io me ne vado ragazzi, io ciao. 8 ore di live vogliamo, mattina e sera. Loro 8 ore. Noi un cazzo. No, Davide sta a casa sua, ogni tanto gli arriva una cosa sul Google Docs, fa così. No, pure voi l'attore perché... certo. Siete la regia e le camere. Cazzo, ma io dobbiamo fare regia di 8 ore. Intelligenza artificiale. No, intelligenza artificiale, fotte sega a noi. Mettiamo due camere, una su una... Ah, cazzo me ne frega. In tutta effetti, sta qualità adesso in nelle live. Con l'intelligenza artificiale, noi pure nelle live, loro due potremmo... No, ma perché non ci sentiamo? Almeno meno transizioni. Infatti. Cioè, l'intelligenza artificiale ci potrebbe fare regia nelle live. Potrebbe anche montarci i video. Oggi Paolo ha montato un video in buona parte con la I. Utili. Parliamo di utili. Transizione a Google. Marginiamo tutto. Nicola, tu gestisci la che te ne fate come quelli di South Park agli Oscar sul red carpet. Che hanno fatto quelli di South Park? Ci avranno cacato. Prima ipertensione, ora diabete. Ma no, perché questi non sono dolcissimi. Sono proprio buoni. Mamma mia, latte caldo. No, ed è per questo che adesso dobbiamo prendere un po' di seppia. C'ho la bocca di gentilino. Ho la bocca in estasi. Volete... Ma col gentilino secondo me ci sta meglio qui, mo per, se allora, voglio proporre. Ti faccio... Magari arriviamo a 47 ti mangi... Ma questo voglio io. Ma questo è il magarello. Ma che è sostro? No, questo è fried days. Ah, questo è fritto. Quindi è pure fritto. Fa proprio schifo. Fa schifo, schifo questo. Senti, ma perché invece non ci cuciniamo qualcosa? Allora, noi da parte ci abbiamo, mo ve le prendo, un po' di cose strane. Allora, mo ve lo dico, tra un po' accendiamo l'acqua, il fuoco, ok? Se salta la live è solo che è saltata la corrente. Allora, questo io... Noi, questo l'ho riportato io dalla Norvegia ed è una spasta. Una spasta tomato sauce, quindi sono degli spaghetti ed è una di quelle cose da survivalist, no? Uh-huh. L'ho pagato, stava scritto qua, 99 corone, che non mi ricordo più quanto siano. Meno di 100 comunque. 99 corone quanto sono? Fatemi voi i calcoli, comunque è una frega di soldi. Poi c'è, ok, Oriental Kitchen. Ho starnutito, ragazzi, scusate. Poi questa è solo la... 8 euro? 8 euro. No, 4 euro e 8. No, costa di più. Ma questa è solo una salsa? Questa è solo la salsa, quindi niente. Okay. 9 euro ho pagato. Comunque sì, avevo un pacco di... sono ramen, per conto. Questo è gin ramen. C'è queste. Quindi scegliete 1, 2 o 3 gin ramen. Io sono molto molto interessato a quello da survivalist. Allora, il 2 è quello da survivalist. Adesso ci faranno il sondaggio. La nostra regia sempre attenta, sempre attiva. Spero.
Vero, regia. Regia, un bel sondaggino. Un bel sondaggino. Però basta mettere a scaldare l'acqua. L'acqua dobbiamo mettere a scaldare. L'acqua sì. L'ho preparata di là. La vado subito a prendere. Due, tutti vanno per il survival. Perché piace così tanto il survival? Perché è avventuroso. Però io questo non lo so come. La maggior parte è due, nessuno ne mette uno, niente. Quello con la cosa rossa dentro. Qual è quello con la cosa rossa dentro? Ma non lo sappiamo, ragazzi. Non c'è, non lo so se c'è. Ecco qui, un po' d'acqua. Mi sa che è troppa. Troppa? Quanta ce ne vuole? Open. Ah, perché poi la dobbiamo mettere qua dentro l'acqua. Perché essendo survivalist. Quindi questa la puoi far scaldare quando vuoi. No, ragazzi, capita una cosa brutta. Eh? Mentre mangiavo il gentilino, ho fatto un brutto di durian. Ah, Paolo sta avendo i rabbuffi di durian. Zoom qua. Questo va aperto, va riempito fino. Ma si bruciano le mani fortissimo. Make sure to stir well. Per 8 minuti. Ah, è il 2, sta andando, vedi un po' come sta andando. Il 2 è questo, l'1 è questo, il 3 è gin ramen. Sono tutte cose che ci sono arrivate. Però è una pasta vegana questa. Tutti e due. Tutti e due, e vabbè, apriamo allora. Non ci vuole il sale nella pasta, non ci vuole niente. Michele, però a te ti ispira il colore della busta. Secondo me è buono. Io posso utilizzare assai. Posso dire? Dentro ci sono degli spaghetti. Gesù Cristo, però, raga, mamma mia. Mamma mia. No, no, no. Però, ragazzi, io vedo che sono già le 7:10. No, no. No, è salato. L'avrei fatto anch'io. È buono. È buono. No. È praticamente salsa liofilizzata. Buono. Però mo andrà a mangiare tutta. Raggio. No, questa non è la sua. No, non sa di niente, fa schifo. Allora, cosa fa il survivalist quando non ha l'acqua? Ci piscia, che è calda. A 70 gradi pisce, per la madonna. Vabbè, no. No, 70, ma 36, 37. Ho capito, ma qua 70. Poi se il survivalist ha la febbre viene anche meglio. Scusa, che c'è scritto qua? Ah, feel, then eat. Si strappa un altro pezzo, perché tu lo fai pure da coppoletta, capito? Eh? Qua c'è. Ah, due strappi. Due strappi, il primo strappo non si legge. Grazie a Dio che non abbiamo aperto il secondo. Open al primo, poi ci ficchi dentro questo perché così lo puoi tenere senza. Quindi questa è una plastica che non si deforma con l'alta temperatura. Che cazzo ne so, mo vediamo. Ma deve essere bollente l'acqua solo calda. A 70-100 gradi. 70-100. Quindi deve bolle. Allora dai, possiamo mettere, fa già un po' di bolle. Prendilo, no, 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 ci vuole un po'. Prendi il. Oh, 70-100, già sta bollendo, eh. No, quello è sotto che bolle, fidati. Sopra non è caldo. Mi sono sporcato malissimo qua. Quindi ha vinto il survivalism. Allora, vedi che cazzo di utilizzare dello spin? Eh? Che cosa si utilizza dello spin? No. Sta carbonara, sta. Merda, però. No, vai a cacare anche. La carbonara. Carbonara liofilizzata dell'Eurospin ha fatto tipo il trittico. Carbonara liofilizzata Eurospin, ce l'hai messi dentro tutti qua. Ci vuoi mettere pure la panna dentro? Io ce l'ho, però. C'era la panna. Hai fatto il combo. Oh, ma c'è rimasto questo. Cosa vuoi che vada? Vabbè, questo è il secondo. Ah, il secondo. È un'ala di anatra con il miele. Beh, io direi che. Gira un po', gira. Non ci ho messo il sale, eh? No, no, gira però. È perché questa è induzione, scalda sotto e quindi vedi le bollicine, ma l'acqua non sta a 100 gradi. È calda. È calda, ma non sta a 100 gradi. Sennò avresti urlato.
Io mi misuro sempre col dito l'acqua. Fra 1 gradi. No, se sei veloce non ti scotta. Facciamo a chi rimane più tempo con... Lì ti scotta. Ok, vabbè, allora spegni. Adesso non c'ho un... Apri, 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 prima che si raffredda... No, no, poggiala, poggiala. Ma fino a dove la devi ficcare l'acqua? Infatti. Non c'è scritto. Fino a... Beh, quanto basta. Open... The file, the fill line. Ma qual è la fill line? Qual è la fill line? Ma non c'è la fill line. Forse l'hai tagliato con... Fammene mettere un altro po', va. No, no. Che schifo. Ok. Basta, penso che... Sì, sì, la fill line. E dobbiamo girare. Quella. Eh no, devi chiudere e devi mescolare. Sì. Ma sta scritto così? No, non lo so, penso di sì. Se ci sono due aperture. Make sure to steer well. Close the zip and leave. È girato? No. Aspetta, aspetta, aspetta. Sto girando a un buon modo mio. No, 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 no. Facciamolo bene, facciamolo bene. Apri, apri. No, no, ho fatto. Ho preso un cucchiaio. Intanto 47. Chi? 47, che avevamo detto. Che dovevamo fare 47? 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2. No, già prima si chiama Francesco, non mi sta rispondendo. A 47 c'è l'orologio in città. Bonifico del mio conto. Così basta e basta. Un bonifico? Un bonifico di 5.000 basta e basta. Sì, sì. Ah, che schifo, che schifo. Mamma mia. Beh, vabbè, facciamo pure gin ramen. Che cazzo avete fatto a fare il sondaggio? Così non usciamo. Ma gin ramen? Vuoi assaggiare gin ramen? Ma sì, fai tutto. Assaggiamo pure gin ramen. Facciamo. Quanto manca alla fine del Kickstarter, ragazzi? Un po'. Un'ora. Sono le 7:30? 7:20 più o meno. Manca un'ora alla fine del Kickstarter. Un'ora. 8:30 finisce? E chiudiamo tutto. 8:30, sì. Però posso dire che sono veramente contento. Per la merda che stiamo facendo. Sì, sono proprio contento di tornare a fare una cosa. Poi leggiamo le buste, le lettere. Poi leggiamo le buste. Ma alla fine live? Sì? Sì, alla fine live. Allora, io direi di assaggiare la nostra ricetta del... 8 minuti. 8 minuti? Devono passare 8 minuti. Ma scusa, ma sembrava una pappa in forme già 5 minuti fa. Eh? 8 minuti c'è scritto, sono passati. Senti, ma noi dobbiamo fare un po' di cosine ancora, eh? Cioè questa... Lo so. E quindi lasciamole... No, perché dopo diventa una merda. E in 8 minuti non ce la facciamo a... No, dobbiamo farlo. Cosa? Perché noi poi... Eh no, mo ci sono proprio quelle cose lì. Ma poi dobbiamo tornare qui. Ah, tanto ci dobbiamo. Però... E allora lo apriamo, teniamolo aperto. Senti, ho un'idea. Ce lo mangiamo mo senza aspettare 8 minuti. Ma no, 8 minuti siamo. Ma mentre facciamo una... Eh? Al campeggio che si fa? Si scorreggia vicino al fuoco. No, si mangia sì? Vicino al fuoco. Ah, ci portiamo quello vicino al fuoco. Bravissimo. Bene. Allora, adesso abbiamo voluto cercare di metterci anche una parte un po' più orrorifica in tutta questa situazione. Una parte che rappresentasse quello che stiamo per andare a fare. E lo vogliamo fare con gli effetti speciali e con l'immaginario comune, quindi... adesso succederanno delle cose. Sì. Io non posso andare avanti con questo che striscia qua di sì, dovete capire che mentre voi non vedete, l'attività nello studio è frenetica. Cioè, Michele, vi metto la cosa, ve la metto su Instagram, così capite che cazzo sta succedendo. Perché se no uno dice... Vi sto mettendo una foto su Instagram, così... Io sto cercando di capire. Ma è così complicato ciucciare una...
voi siete dei rincoglioniti. Due rincoglioniti. Guarda quanto sono rincoglioniti. Sì, cioè, ragazzi, dobbiamo andare avanti. Ragazzi, dobbiamo andare avanti. Forza. Avete finito? Trasferiamoci. No. Portiamo con noi la... Allora, una forchetta. Aspetta, prima del trasferimento. Ho preso i cucchiaini. E come le pigli che quelle sono noodles? Sono noodles? E... Ferma. Adesso, come per magia, ci trasferiremo. La luce... Andrà giù. Altre luci andranno via. Guarda qui. E creeremo l'atmosfera giusta. Guarda che atmosfera, guarda. Ah. L'atmosfera orco... L'atmosfera giusta. Guarda che atmosfera così, come se non fosse... assurdo. È come se non ci fossero stati problemi tecnici. Assolutamente, cioè è incredibile. Ok, metto i vostri commenti qua, sì, perché sì. Sennò. Manca la fascia. Sì, lo so che manca la fascia 55, ma non ci aspettavamo di arrivare. No, scherzo. Sì, lo so che manca la fascia, ma è fatta apposta. Quindi allora, il documentario non uscirà su YouTube. E il documentario sarà nei dischi che daremo e poi quando sarà pubblico il video sarà pubblico anche il documentario. Esatto. Sì. Perché non vogliamo che ci facciano storie, perché sto coso dobbiamo presentare i concorsi. Poi se non ci accetta nessuno, vabbè, lo pubblichiamo. Perché non è detto, il problema è che non è detto che ce lo accettano. Magari hanno bisogno di una certa decenza di base per accettare i cortometraggi. Ma questo a te sembra un cucchiaio. Però potrebbe passare per una puttanata sperimentale, capito? Ma noi sperimentale lo chiamiamo, ce lo mettiamo proprio sotto netto. Allora, noi abbiamo pensato a questa cosa per... Raccontiamo una storia dell'orrore. Servirebbe un accompagnamento musicale, però purtroppo la cassa non so. Ah no, sta... che merda. Giratela verso di noi la cassa. Ora mettiamo un po' di musica. La musica orrorifica. Vado a prenderti un cucchiaio. Ma avete visto quando siamo organizzati, come si vede? Il pacco, come si vede? Senti. Ma è magia, vedi? Hanno detto pure i ragazzi, è magia. Allora, racconto una storia. Vai, racconta una storia. Aspetta, prima fammi assaggiare sti cosi. Prendi il presente. Ma non dire più. Sono noodles, hai detto. Prendiamo la forchetta. Quelli sono noodles. Questi sono spaghetti. Aspetta, una candela. Ma fanno cacare fortissimo. È vero? Ostanti. Complimenti. Ma voi che cazzo state a fare che ridete come scemi? Che noi siamo in live, questi ridono come... Ma ce allora, si può avere la gente ringoglionita? Allora, ragazzi, fate attenzione. Adesso vi racconterò una storia horror. Si intitola Il padre preoccupato. C'era una volta un papà che aveva un figlio piccolo, Kevin, di soli 8 anni. Purtroppo l'uomo e Kevin avevano perso la mamma e la moglie, quindi Kevin era un orfano e suo padre cercava come poteva di curarsi di suo figlio, ma anche della nuova casa che aveva appena acquistato, una vecchia casa che voleva ristrutturare. Questo è l'incipit di quasi tutte le storie horror interessanti. La prima notte nella casa il padre mise a dormire Kevin, gli diede un bacio, gli rimboccò le coperte, la musica si interruppe di colpo. Non sono stato io. È perché è finita. Rimettiamo da capo. Non c'è un fade out, non c'è niente. Grazie YouTube, che bella libreria. Mise a dormire Kevin e andò in camera sua. Pianse, pensando a sua moglie che non c'era più e al futuro che non potevano più vivere insieme, e si addormentò. L'uomo venne svegliato in piena notte da un rumore insistente. Questo rumore echeggiava per tutta la casa. E l'uomo preoccupato seguì il rumore
dapprima nella sua stanza, poi fuori nel corridoio, e arrivò alla camera del piccolo Kevin. Si affacciò a vedere ed era solo il piccolo Kevin che giocava con una macchinuccia. La faceva sbattere sul muro in maniera distratta. Può succedere. Quindi l'uomo disse a suo figlio: figliolo, torna a dormire, sarai stanco, domani potrai giocare. Il giorno dopo l'uomo era in cucina a preparare la colazione e sentì fuori in giardino un rumore insistente così. Allora smise di cucinare, andò a controllare, preoccupato, ma era solo il piccolo Kevin che giocava a palla sul muro della casa, e disse: figliolo, vieni dentro a fare colazione, potrai giocare dopo. Nei giorni successivi il padre conobbe una donna in città, Barbara, una donna anche lei vedova, ma molto carina e gentile. I due iniziarono a frequentarsi e presto nacque un bell'amore tra loro due. Qui puoi stoppare la musica inquietante, perché adesso inizia la parte romantica. Era giusta, quindi. Barbara iniziò a diventare una presenza fissa nella vita di Kevin e di suo padre. Andavano insieme a fare delle belle gite e a un certo punto si trasferì a casa con loro. E sembrava andare tutto bene. Kevin aveva di nuovo una mamma. Suo padre era di nuovo felice, stava sperimentando di nuovo l'amore. Finché una notte l'uomo non si svegliò e notò che accanto al suo letto non c'era Barbara. E iniziò a sentire un rumore. L'uomo uscì dalla sua stanza, percorse il corridoio e notò che il rumore arrivava dal fondo del corridoio, dalla stanza del piccolo Kevin. L'uomo aprì la porta e trovò Kevin che ce la stava chiavando. A quel punto l'uomo, pazzo di gelosia, uccise Kevin, uccise la donna e poi si uccise. Da quel giorno tutti quelli che entrano in quella casa sentono. Ed ecco perché tutto l'immobile con i terreni intorno costano 4,50 euro, ma comunque non li ha ancora comprati nessuno. Mamma, che brividi. Eh? No, io i brividi pure li stavo sentendo nello stomaco, perché alla fine sto mangiando sta roba. Sì. Beh, devo dire che non è male. Invece questo ramen è molto buono. Beh. Oh, c'ho un bel gusto. Il top dei flop. Il top. Senti la consistenza dei noodles. E dimmi se secondo te non è buono anche per bloccare le saldature. Gomma, porca puttana, gomma. Quello è buono invece. Se l'assaggio, riassaggialo. Ma dopo il ramen forse mi fa un altro effetto, ma... No, ma ti posso assicurare, è buono. Ma è buono se stai morendo di fame nella foresta, no, braccato dagli orsi, ma così... È buono. È buono. Ma tu che coraggio ti mangi la pizza? Ah, non lo so. Uno te la racconto io, una storia del rollo. Vai. Ragazzi, mi dovete dare un attimo. No, la stai facendo creare da un'intelligenza artificiale. Dai, usa la tua fantasia. Io, da quando c'è l'intelligenza artificiale, uso anche la fantasia. Allora, se mi dai degli incipit, io... Pure quelli ti devo dare. Non lo so, faccio fare direttamente. Creami una storia horror da raccontare agli amici di notte di fronte ad un fuoco finto. Massima durata 28 minuti. 5 minuti. Vediamo l'intelligenza artificiale come se la cava. Mo gli risponde:
Quante ne vuoi? Il telefono di Miriam. C'ha già il titolo. Il telefono di Miriam. Senti, senti, già ammenda. Durante una tempesta invernale, Miriam ricevette come regalo un antico telefono fisso. Antico telefono fisso. Lo collegò in sala e continuò con la sua serata. Alle 3 del mattino. Sì, ma mettimi una. Metto un'altra musica, se no sembra la stessa. È uguale. Non è horror. Voglio una musica horror sulla mia storia horror. Questa è fastidiosa. Oh. Questo è porno. No. Ah, passiamo. Diciamo, il telefono di Miriam. Però con quella mi ci troverà più in mood. Più in mood, che palle! Stanno a trombare due. Ma di non notte. Stanno trombando. Guarda, mettiamo. Tutuz, e quello è proprio fisso porno. No, ma te lo mangi la pasta. C'è fame. Oh. Durante una tempesta invernale, è Cristo! Ma si blu. Durante una tempesta invernale, Miriam ricevette come regalo un antico telefono fisso. Fermo, perché durante le tempeste la gente riceve regali in questa storia fatta dalla I? Ma perché io nella tua storia ti ho chiesto perché c'era un bambino che sbatteva le macchinucce in giro? Ma che stronzo, è chiaro che è stronzo, si tromba. Però questa riceve i regali durante le tempeste. Ma perché dobbiamo stare qui a soprassedere sulle... Che cazzo è? Giove? È Miriam. Va bene. No. Miriam ricevette come regalo un antico telefono fisso. È un antico telefono fisso, cioè un amico strano che regala gli cazzi di telefoni. Solo quando è brutto tempo. Vai. Solo quando è brutto tempo. Lo collegò in sala e continuò con la sua serata. Alle 3 del mattino il telefono squillò. Pazzo. Sorpresa, Miriam rispose e sentì una voce bisbigliante. Ti trovo. Ti trovo? Non ti trovo, ti trovo. Ti trovo? Ti trovo. Pensando fosse uno scherzo, riagganciò. Ma il telefono squillò di nuovo. Ti trovo vicino. La voce era più vicina e più fredda. Preoccupata, Miriam staccò il telefono dalla presa. Quando tornò in camera, il suo cellulare iniziò a vibrare. Sullo schermo c'era una chiamata dal telefono fisso. Rispose e sentì: ti ho trovata. Spaventata, corse alla finestra e vide riflessa nella neve la figura di una donna con il cavo del telefono avvolto intorno al collo che la puntava dal giardino. Miriam urlò e si nascose, ma quando la polizia arrivò non trovarono traccia della donna, solo il telefono fisso ancora attaccato e il cavo che si allungava fino all'esterno troncato. Da quella notte Miriam si trasferì, ma si dice che ogni volta che quel telefono viene collegato la voce torna sempre più vicina, sempre più fredda. È finita. Ma ha creato tutto sto cazzo di pathos e poi me la... Cioè non ho capito... Ma Miriam è morta! Allora, la I non ha capito che gli esseri umani una volta che muoiono, muoiono. Invece Miriam torna sul finale. Spaventata, corsa alla finestra e vide riflessa nella neve. Basta, mi ha tolto tutto il cavo del telefono avvolto intorno alla cosa che la puntava. Cioè, Miriam urlò e si nascose, ma quando la polizia arrivò non trovarono traccia della donna. Ah, quella di là. Capito? Ah, quella col cavo appeso. Solo il telefono fisso, ancora attaccato, il cavo, che si allungava fino all'esterno. Quindi questa parlava dal cavo. Non lo so, non ho capito proprio bene bene. Da quella notte Miriam si trasferì, però si è cagata sotto Miriam e quindi niente. Però finiva più o meno come la tua, se posso. Sì, è brutta, Poi l'ha chiamata Miriam, perché dovete sapere che Miriam è un nome molto horror. Infatti c'è il film Miriam si sveglia a mezzanotte. Film interessante, senza dubbio più di questa storia qui. Allora, gli ho chiesto, mi fai un finale molto più cattivo e da incubo? Mm-hmm. Dopo aver visto la figura all'esterno, Miriam provò a fuggire dalla sua casa, ma ogni porta che apriva la conduceva di nuovo nella sala, davanti al telefono fisso. Le pareti sembravano chiudersi su di lei e ogni tentativo di fuga era inutile. Il telefono squillò di nuovo, con le mani tremanti rispose. La voce era chiara, profonda e terribilmente familiare. Non puoi scappare da me, disse. Miriam capì, con un crescente orrore, che la voce veniva da dentro di lei.
mentre il telefono iniziava a fondersi con la sua carne. Divenne parte di lei e la donna riflessa nella deva, quella con il cavo del telefono avvolto al collo. Me la ricordo. Era una versione distorta di Miriam stessa. Da allora, ogni volta che quel telefono viene trovato e collegato, chiunque risponda sente la voce di Miriam che sussurra dall'altro capo: aiutami, ti prego. E prima che possano reagire, diventano parte della maledizione, intrappolati in un ciclo senza fine di terrore. Eh? Così. Così, bro. Così. Così. Eh? Ma quanto sarebbe stato bello, questo è un assaggino. Questo è un assaggino della I che scrive del film horror che potevamo. Dicono, magari era solo un operatore di Telecom. Magari era solo un operatore. Aiutami, esatto. Allora, ragazzi, dovete sapere una cosa. Noi per questa sera avevamo previsto anche un momento di svago, di gioco. Sì. Di gioco. Adesso passiamo di lì. E di facezie. Quindi passiamo alla postazione del gioco e delle facezie. No, questo non è il gioco delle facezie. Questo è della cucina, però poi adesso verrà ripristinata la postazione standard. La cucina. Sì, ma poi intanto se tu ti freghi le cose... Sì, sì. Oh, guarda. Cioè... Se mi passi di qua. Vai, vai. Grazie, Rocco. Bravo, Rocco, bravo. Oggi sempre sul pezzo, cazzo. Senza di lui. Questi sono tempi tele. Lo sai che Pier Silvio Berlusconi sta rivoluzionando Mediaset, no? Sì. Per esempio. Tanto siamo quasi a 48, mo te lo volevo dire. Sono preoccupatissimo. ti volevo dire, sai Gerry Scotti? Lui sì. Già presenta 27 programmi su Mediaset. Sì, pochi. Ne presenta altri due adesso. Uh-huh. Praticamente diventa un'oligarchia Canale 5, composta da Gerry Scotti e la salma di Iva Zanicchi che è in giro per gli studi così. È una cosa, c'è solo lui praticamente. Ed è una versione nuova di Io Canto. Io Canto, è presente il programma? Sì. Dove c'è la gente che... canta. Esatto. Lui canta. È proprio un format, l'hanno dovuto comprare da qualcuno sto format. Uh-huh. Capito? Come tu sì che vale. Se qualcuno ha fatto il format, la gente compra il format. È bellissimo il mondo degli autori televisivi. E io credo che Mediaset stia andando incontro al suo periodo più roseo. Quindi si ribalta la situazione, tutti... Se Gerry Scotti, presenta 14 show, lui è simpatico. È molto professionale, è un po' lo zio di tutti. Guardare Canale 5 sarà un po' come andare a trovare tua nonna. Bene, bene. E io vorrei provare a fare una cosa prima di passare di là. Visto come hanno sistemato bene? Sono stati rapidissimi. Sono stati molto rapidi. Cosa vuoi provare? Ah, l'aceto sul biscotto. Questo è un aceto molto buono del nostro amico Gabriele. Guardate quanto è denso. Conte di Cavour. Allora, il latte con l'aceto, però... Assaggia. No. Assaggia. Però no. No. È buonissimo. Mi fido. Ma mi voglio mangiare la pizza dopo, basta, mi sono mangiato di nudo tutti gli spaghetti, il totano ripieno di monnezza lì prima. È vero, dobbiamo mangiare questi. Andiamo alla nostra postazione. Ma come schippa? Andiamo alla nostra postazione. Ah, 46 era quella, mo te ne mangi due, io mi sono mangiato. Cos'era a 46? No, non ti preoccupare, ti seguo nelle postazioni. Mannaggia la puttana. Tieni, questo è tuo. Se ne esce questo. Allora, ragazzi, adesso... Vuole evitare le cose. Ma questi li so a memoria! Li so a memoria, li abbiamo mangiati sempre i calamaretti. Questi puzzano di più, ma sono come tutti gli altri. Siamo, attenzione, a 48. Io leggo nella tua voce che non ti aspettavi un risultato così schiacciante. No. Siamo un po' oltre. Io... Aspetta, se arriviamo a 50 che si usa per riprendere? Paolo che monta e Michele che si apre un canale. Vabbò, poi! Che si apre un canale. Che si usa per girare a 50? Ha detto che vuole fare Persona 5. Chi? Però se uno viene licenziato da qua poi non ci può più... È vero. A posto. Sì. È a posto.
Un'altra stanza ancora. Oh, che bella transizione, hai visto? Visto? Visto che live piena di cure. No, perché ho fatto transizione a sinistra, quindi quella che si vede qui l'uscita perfetta. Allora, volevamo fare una cosa tutti insieme e giocare a un gioco che non è Incipit, però Incipit, se volete potete, siccome oggi di storia ne abbiamo già raccontato. Questo è Incipit, il gioco dell'estate, ma è molto meglio giocarci d'inverno. Ma vaffanculo, va, ma io come lo fai il marketing tu? Il marketing si fa tu pensando... Tu sei un pubblicitario, ma dove? Sì. Tu l'anima del pubblicitario l'hai persa. Il marketing si fa pensando al futuro. Per quello che riguarda te non sei più un pubblicitario. A Natale giocate a Incipit. Ma anche adesso, sotto il 15 d'agosto, prendete un po' di vodka ghiacciata sotto l'insolazione, giocate a Incipit, giusto? No, l'estate è fatta per prendersi insolazioni, ubriacature, anche per fare del sesso. Eh? E Incipit purtroppo è il gioco meno sensuale che io conosca. Ci hanno provato alcune persone a dargli un'accezione sensuale, stanno ancora cercando di rimuovere i dadi dal colon. Ragazzi... Se volete potete utilizzarli anche sessualmente. Come deve essere fatto un vero videogioco horror? La cosa importante dei videogiochi horror è che prima siano dei normali videogiochi ben fatti e poi ci sia dell'horror. Quasi tutti i giochi horror sono una merda horror. Si parte sempre dal contrario. Esatto. Si parte sempre dal contrario. Bene, adesso io direi di partire con un teleschermo. Facciamo una cosa simpatica. Telesketch è un giochino che noi abbiamo trovato tempo fa. Abbiamo adottato. L'abbiamo fottuto, a dire il vero, dallo stand di Asmodee. Sì, però vogliamo ricordare il pesce quanto è venuto bene. Guardate in camera quanto è venuto bene il pesce. Mamma no, mia. Se lo fai vedere da vicino, no, no fa schifo. Schifo in culo. Da lontano, da lontano. Da lontano sembra quasi. I mosaici, tutti da lontano dovete vedere. Sì. Quindi lo volevo rimostrare la camera perché non era. Allora. Questo gioco è praticamente il telefono senza fili, ma con i disegni. Sì. In pratica, ognuno di noi ha un blocchetto. Siamo pari? Uno, due, tre. No, siamo dispari. Quindi, siamo dispari, che significa che ognuno dovrà pescare una carta. Su quella carta ognuno di noi avrà una parola, dovrà scriverla sul suo blocchetto e poi i blocchetti gireranno in senso orario. Ci passeremo i blocchetti e noi leggeremo la parola che ci hanno scritto e dovremo disegnarla. Poi sì. Passare e... Chi arriva dovrà guardare il nostro disegno e scrivere la parola che pensa abbiamo disegnato. Perfetto. E alla fine si vede se siamo riusciti a mantenere la coerenza. Perfetto, ci sta tutto. Ok, io direi di aprire la scatola. Tanto le regole le abbiamo... Ti fanno i complimenti per l'orologio. Grazie, purtroppo si è fatto un giro in lavatrice, mi si è scheggiato. Virgola, una bestemmia a caso. Un giro in lavatrice? Sì, perché... Come è successo? Era rimasto incastrato nei vestiti. Ed era rimasto meno male che era questo invece che altri, insomma. Sarebbe andata molto peggio. Indovina che cosa ci ho ritrovato io nella lavatrice l'altro giorno? Che c'è ritrovato? Una maglietta. Cose strane la ritrovo. Pensavo che non fosse lì. Ok, abbiamo dei pennarellini. E questi sono i nostri sketchbook. Intanto ragazzi siamo 48.197. 48.197, siamo vicini pericolosamente alla live che faranno Rocco e Paolo. E Paolo. Allora, noi abbiamo... 8 ore insieme a Davide La Rosa, che povero Cristo dobbiamo in qualche modo. Ma Davide non starà 8 ore con lui. No, starà. Non lo so che cosa succederà. Non voglio manco saperlo se ci arriviamo. Mo per adesso non si pone. Comunque problema. Non devono fare 8 ore di fila, devono fare 4 e 4. Però 8 ore di fila, sai che bello che alla fine non ce la fanno più, cioè sparano delle stronzate quelle. Sì, ma... Allora, ragazzi. Quanti questi siamo? Sono i nostri blocchetti. Siamo 1, 2, 3, 4, 5. Eh? Tre blocchetti, allora ti do arancione, nero e blu. Rosso, verde, blu, i colori Power Ranger. Si scrive il proprio nome sul blocchetto. Sanno sempre presti, Dino, Zord, invincibili, robot. Sinergo. Io mi chiamo Nicola. Perfetto. Si è spenta la cassa, mi fa sempre caca sotto. Ognuno si prende una carta. Invincibili robot. Tra poco 800 sostenitori festeggiamo. 800 sostenitori, ma voi siete scemi. Io 800 persone dove cazzo le ficco?
Vabbè, non sono tutti quanti da pizza. No, però secondo le percentuali 600 sì. Non me ne sono fatti i conti, eh. Me ne sono fatti uno, ma mi sa. Bene. Allora, ci spostiamo in aeroporto, adesso capisco. Ora tireremo il dado. Merda. Abbiamo qui una clessidra. La parola segreta? La parola segreta dobbiamo deciderla dalla nostra carta. Tiriamo il... Allora, lato blu o lato giallo? Blu. Blu, lato blu. Consideriamo blu. Il lato blu. E la parola è la numero 4. 4. Easy. Scriviamo la nostra parola. E quando è che partiamo? Quando tutti abbiamo... Adesso scritto... dobbiamo tutti quanti... Passare. Passare. Voi questa roba qui la vedrete velocizzata. No, prima dobbiamo segnare. Sì. No, siamo disperi. Però mi piacerebbe velocizzare. Allora, avete scritto, alzate il foglietto e passate a chi sta alla vostra sinistra. Ah, ma quindi non dobbiamo disegnare? No, perché siamo dispari. Quando siamo pari si scrive e si disegna. Ah, ok. Quindi... Ora dobbiamo disegnare. Pronti tutti? La parola? No. Sì. La parola che sta qua la sopra. La parola che sta là sopra. Che cazzo hai scritto? Guardiamo la parola. Ah, ok. Easy. 3, 2, 1, via! Perché so che andrà in vacca questa cosa? Okay. Allora, ci sono ancora secondi, eh? Ormai... Fatto tutti? Cioè, più in vacca di così. Passiamo i nostri disegni. Io lo passo a te. Sì. Paolo lo passa a te. E poi faremo, vi faremo vedere che cazzo stiamo a combinare. Aspetta, io che devo fare la parola? No, la parola, che devo fare? O devo vedere quello che... Devi guardare il disegno e devi dire secondo te cos'è. Mostratelo alla live. Ma perché si può già mostrare? No, no. No, dopo facciamo... perché dopo facciamo... No, perché noi non possiamo andare a vedere. Siamo partecipi. Ma... Ok. Penso di averlo preso. Ah. Ma quindi che cazzo abbiamo fatto? Devi leggere, devi guardare il disegno che ti hanno fatto e devi scrivere cosa ti sembra. Ah, cosa? Ma sì, non una volta scrivi, una volta disegni, una volta scrivi, una volta disegni. Nicola è distratto, ragazzi. No, perché io l'altra volta ci ho giocato in un'altra maniera. Forse eravamo pari. No, no, comunque sembra alternato. No, l'altra volta non facevamo così. Erano solo disegni. No, non si può giocare solo con i disegni. Lo facciamo solo con i disegni. No. È impossibile. Vado, sei pronto a disegnare? Sì. E bungte. Madonna, come si fa? Io rido perché so che andrà tutto in vacca, capito? Tra un po' arriva la parte bella. My Gartic fonda tavolo, esatto. Esatto. Again. Però aspetta, porco due, mi devi dare la cosa? Cosa? Porco due. Bah. Ok, ho scritto, adesso... Ok, prossimo giro è arrivato... Sì. Prossimo giro e adesso è tornato tutto, adesso è la parte divertente. Allora, adesso vi facciamo capire che cosa è successo. Iniziamo da me. Ora capirete perché è bello questo gioco. Il computer si è spento. Però te sei bravo, sei troppo bravo a disegnare, fanculo, no? Questo poteva venire una catastrofe se avessi iniziato io. Allora, io...
ho scritto Topo Gigio. Topo Gigio. Però poi ho passato subito a Mario e quindi lui ha fatto questo. Un topo in televisione con la maglia a righe. Ok. Topo Gigio! Sì. Michele l'ha indovinato. Vabbè, era facile. Questa è la Topo Grigio. Topo Grigio. Ha letto Topo Grigio. Io ci avrei fatto la barba. Giustamente arrivato Topo. Quindi da Topo, però dai, almeno sei rimasto. Da zoccole. Tieni. Faccio io. Allora, Sinergo. A lui gli è arrivato. Cestino della spazzatura. Cestino della spazzatura, perfetto. Okay, è un gestione, okay. Si capisce. Però questo è un bidone, e infatti bidone dei rifiuti. Bidone dei rifiuti. Bidone dei rifiuti. No, qui c'è una freccia. Vabbè, la freccia che indica il bidone. Certo. Perché io ho scritto spazzatura, per quello, no, spazzatura. Se tu indichi, non mi di Dio, ma tu spazzatura. Ma no, ma scusa, ma dentro la spazzatura, ma no. Vicino, ma è, ma non indica, mi guarda, ce l'ha messa pure indica. Due di frecce, come a di quello, rincoglioni, quello là. No, quello era un ombrello dietro. sembra un ombrello. Sembra un ombrello incastrato. Allora. Vabbè. Andiamo avanti. Che meraviglia. A me è pacco. Te è pacco, vediamo un attimo. È pacco. Salva gente. No, beh, salva gente. Ah, vedi? Ah, la freccia qua va bene. È un salva gente. Salva gente. Salva gente, occhio che fa riflesso. Oppure tu l'hai fatta la freccia. Hai visto? Salva, salva gente. A posto. Vabbè, questo è stato soddisfacente. Questo che ci stava di cosa? C'era. Come? Racchetta da ping pong. Ah, oh, ok. Beh, dai, era semplice. Mostra, mostra. Oh, ma è una cappellona quella. Ping pong. Ping pong. Ci può stare. Vabbè, ping pong. Vabbè, dai, è andata bene. È andata bene. L'ultimo. Io invece avevo una cosa un po' complessa. Paolo aveva una roba complessa, ragazzi. Coperta. E infatti poi mi è capitato a me e io ho fatto la freccia. Ragazzi, vedi? Il gioco si chiama Telesketch e quella è una coperta. Questa è una coperta. È un letto da lontano. La prospettiva è bellissima. Come al solito è meravigliosa. Coperta! Però, ciao, vedi? Questa è la mia. Bella. Però... si capisce, lenzuola avrei detto, coperta, basta, tanta bene, roba, bravi, tanta roba. Bravi, molto bello, mi molto piace bello. Telescherzo, potrebbe essere interessante da fare. Telescherzo, quella non è una racchetta da ping pong. Dai ragazzi, siete un po' creativi. Sì ragazzi, è un Gartic Fond da tavolo, questo qua io lo consiglierei per le feste di Natale, non d'estate, non ci giocate. Questo è divertente da ubriachi, con le cose più strane. Mo noi ci è capitato, ma tipo bivio. Bivio, vabbè, facile, easy. Bivio, non lo so, secondo me va in vacca, strada, macchine. No, it's easy. Fratelli, come li fai i fratelli? Fratelli è facile. Fai i frati... Fai la mamma, il papà e due bambini piccoli e ci metti le frecce. Ti ricordi quando c'era uscito Morgan Freeman? Morgan Freeman. C'è uscito Morgan Freeman. Una volta c'è uscito Morgan Freeman. Bomba atomica. Sì, ma perché questa carta, per esempio, Paolo, dammi questa carta qui. Può succedere ogni tanto che te tiri il dado, per esempio qui TS esce 2, tu non hai una parola, ma hai un trattino, che significa che ti puoi inventare quel cazzo che vuoi. E qualcuno, un po' di tempo fa, ha messo glicine. E nessuno, compresa questa persona, sapeva come fosse fatto il glicine. Il glicine è un colore. Ecco, vedi, è un fiore a quanto pare. Il glicine è un fiore? È anche un colore. Color glicine. Quindi probabilmente il glicine dà il colore. Bob. Non lo so, beh, comunque... 48 e 2, siamo... Quasi 800, a 49. 802 persone. Mi sa che dobbiamo dividerlo in due serate, eh? Sai che si va per la terza. Tre serate. Così non posso fare altrimenti. Questo ma se riesco a schiaffarvi tutti insieme dentro un cinema, tutti quanti cazzi ne siamo, e mangiare pure, mi dovete fare una statua, però. Quante persone saranno? 600? Potrebbero essere un 600 persone. Pure di più.
E calcolo al 20% e meno 25. Ma ora non potete più riutilizzare i libretti? Sì, 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 ragazzi. No, sono... si possono cancellare. Tutti i pennarelli che abbiamo usato sono... provengono da casa mia. Infatti adesso me li ripiglio perché... Guarda com'è il ladro, si riprende i suoi pennarelli. Perché i pennarelli non funzionano mai in questi giochi del cazzo, quindi io me li sono portati da casa. Vedi? Devi trovare un posto con 300 persone, per due, per farlo in due volte. Se qualcuno di voi ha un cinema in Abruzzo o in Molise, contattatemi su LinkedIn, perché lì è più semplice che io guardi i messaggi, dato che notoriamente me ne scrivono di meno. Quindi se avete un cinema di 500-600 posti da consigliarmi, che sia in Molise, in Abruzzo, dove magari metterci vicino anche una pizzeria. La Contea. Proiezione alla Contea. Ma sì, a novembre fa un freddo porco. Fa un freddo magnanimo. Comunque manca poco ai 50, ragazzi. Manca poco ai 50. Io sono elettrizzato all'idea di lavorare con un iPhone 6. No, 12, vi ripeto che cosa ci sta al 50. Smartphone 12 Pro, ok. Ci avete voi la carta? Strafago 90 come operatore. Strafago 90 come operatore. Io devo chiamare Francesco e dovrei dirgli che deve fare regista e lui non sa niente proprio di regia zero. Nemmeno da operatore, però almeno. Ma da regia come fa? Potremmo fargli un corso accelerato. No. Cioè, nel senso che gli faccio vedere tutti i film brutti che ho e quello è il corso. No, ma sai qual è il problema? Lo scavallamento di campo. Certo, sarà... No, ma il problema è dell'operatore, non tanto il suo. Appunto. Il regista deve orchestrare i tempi, deve istruire gli attori, ma poi in realtà io ho più paura dell'operatore, perché... il regista, per quanto sia lì, non può controllare ogni inquadratura, anche perché dall'iPhone col cazzo che hai un monitor combo per controllare. No, dall'iPhone con l'attrezzatura buona che abbiamo, il 12 forse anche lo stabilizzatore già ce l'ha, però se non già manco lo stabilizzatore fatto per bene, vengono veramente una merda. Bisogna stabilizzare in post. Devi prendere un pezzo di parmigiana alla reggiana e far sentire al team l'aceto. Gabriele, no, beh, ma è meglio sui biscotti, che fai? È buono, ce lo mangi dappertutto, no, quell'aceto lì. Ma un parcheggio multipiano. Come cazzo li metti dentro un parcheggio multipiano? Come ci porti le sedie in un parcheggio multipiano? Ci avviciniamo alla fine, l'ultima mezz'ora, L'ultima mezz'ora, poi si chiude la situazione qua, L'ultima mezz'ora è quella decisiva, perché l'ultima mezz'ora è quella che ha rovinato la vita a molte persone. 802, 35 minuti alla fine. Se mi date un cavo... Ci fa merenda, il cosiddetto cavo a merenda. Io ho una pizzeria, perfetto, Andrea. Tu hai una pizzeria? C'hai pure un modo per metterci un cinema? Perché potrebbe essere interessante. Nick, guarda che il 12 è un gran telefono, ci fai grandi cose con un po' di cognizione di causa. Sì. Il problema è la cognizione di causa, capito qual è il problema? Allora, io e Nicola una volta facemmo un piccolo spot per l'iPhone 4. Per l'iPhone... Qual era quello che la gente diceva? No, non sono fatte con l'iPhone le riprese. L'iPhone 5S. 5S. E la gente si diceva, no, è impossibile che l'hanno fatte col telefono. Io e Nicola avevamo semplicemente fatto una buona fotografia. E la gente non si capacitava. Li fai mangiare in auto. È una buona idea, tutti in auto. Drive-in. Ma magari ci sono dei ragazzi che non vengono in macchina. Non puoi fare drive-in. Non ragazzi, quante cazzo di cose si devono pensare? Ragazzi, siete tanti, guardate che non è una cosa così semplice. Comprate 600 sedie e proiettate il film sul muro di una pizzeria. E lì è bello, se non fosse che novembre potrebbe piovere, quello è un po' il problema. Stiamo pensando anche di affittare posti abbastanza grandi e importanti. Tipo discoteche. Tipo sì, discoteche, palazzetti. E cioè, perché arriviamo a un numero veramente importante. Cazzo, deve andare assai, Cristo. Non fosse che la proiezione deve essere privata, sarebbe stato possibile anche farlo in spiaggia. Ma a novembre, ragazzi, in spiaggia è rischioso. Sì. Rischi che ti pigli la polmonite. Questo è quello che stavamo cercando di far capire ai commercialisti di YouTube.
più si va avanti, più diventa complicato trovare strutture, creare un evento bello, comodo per tutti quanti, diventa complicato. Il film non è mai stato un cioè la produzione del film è finta, è tutto finto, la produzione del film è fatto male, quindi non è che dici chi che cazzo devo fare. Se era il primo livello, lì avremmo dovuto investire sul corto, ma voi non avreste avuto un cazzo nei premi, allora, ne avremmo dovuto i soldi per il corto. Mancano 29 su 100 i biglietti al Red Carpet con pizza, quello a doppio. Vi ricordo che due sono i biglietti, sono due biglietti per ingresso al cinema e due pizze, cioè due giro pizze o quello che andremo a fare, insomma. Quindi è per due persone, quello che il tier da 179 è per due persone, quindi due ingressi, due pizze. Okay. Cosa ne pensate di Zeb 89? Che mi manca, cosa vuoi che ti dica? Mi manca, io rivoglio Zeb, non riesco a seguire le live in inglese su Dead by Daylight. Rivoglio Zeb, mi manca. Se tu mi dici un content creator che ti manca, lui, di tutti quelli che sono spariti, ecco, mi manca lui, mi manca Farenz, che vabbè, c'è ancora, però è poco attivo. Però mi manca tanto Zeb, Zebone. Liz. Ok, allora io direi di passare ad altro, ma tipo, cioè che tu che faresti? C'è il fogliettino, c'era scritto tutto. Nel fogliettino c'era scritto tutto, ma il fogliettino... Però a questo punto io userei anche questi ultimi minuti anche per ricontrollare, diciamo mezz'ora. Sì? Anche per rivedere i sogni delle persone, la gente e soprattutto internamente cosa avevamo pensato. Volete saperlo? Senti, io pensavo di fare anche un po' di karaoke. Quello dice. Il problema però è che se usiamo le basi di canzoni famose ci accoppano un copyright strike proprio. Pure con le midi. No, pure con le midi, ma pure se schitarra. È terribile, ragazzi. Però la mia idea era di fare il karaoke di canzoni di cui non ricordiamo affatto il titolo e improvvisarle. Allora, alle 20, era alle 20, non alle 20 e 30, quindi è giusto, alle 20. Alle 20. Cioè, io riapro le cose. Adesso posso far vedere i bigliettini? Siete pronti? Vai. Michele, iniziamo con lui. Che 18, 30, 22, 20, 32.000. Superati ampiamente, caro Michele. Sono contento, però, dai. Bene. Poi ce la racconti. Questo è il signor Sinergo. 35, spero, 45, mi sa. Beh, dai. Ci siamo. Paolo invece, tier, secondo me arriviamo a 58. Paolo proprio ci credeva. però se ti fossi tenuto sul primo tier. No, infatti. Ok. Così si scoprono anche chi ci crede di più, chi ci crede di meno. Io ci credevo in maniera inversa. Questo è Rocco, 37.000, direi che si è avvicinato abbastanza al 18 all'inizio, e 45.000, era a metà. È come me. Ha fatto 40-45.000, però è più tendente a 45.000. Quindi io e Rocco siamo pari. E adesso tocca a me, Nicola Palmieri. Quindi se vinciamo io e Rocco si fanno sia la mia che la sua punizione. Non puoi vincere, perché... Cioè, il signor Nicola ha detto 33.000, 45.500! La Madonna! Boom! Per no. 500! Se facevamo io e Rocco insieme, tutte e due le cose insieme, era la morte. Boom. Era la morte. Quindi mo tu decidi le cose. Sono io a decidere. Paolo, scusa, butta un attimo... È l'unico che non ho pensata. Butta... Ma potrei farvi pure, che ne so, un bel frullato. No. Con tutte le cose che abbiamo lì. No. Tipo il durian. Sì, è una bella idea. Non abbiamo il frullato.
Non abbiamo il frullatore. Questo è tentato omicidio. Esatto. Non abbiamo il frullatore. Wey, inseriti poco fa. Guardate che questo non è manomesso, è arrivato. Guardate lì che non può essere manomesso in alcun modo. Io sono lì. Che gergo da prestigio. Non può essere manomesso. Oh, ma c'è un canale di YouTube che ti svela i trucchi di magia. E mica uno. Ma proprio così. E lo odio. Cioè, ho visto un video e poi non ne ho visti più. Ho detto, ma mi hai rovinato l'infanzia in un colpo solo. Allora, il giochino era questo, quando abbiamo iniziato. Abbiamo detto, mettiamo chi... A quanto arriviamo secondo noi? Questo è un mese che ce l'abbiamo stipata nella busta. A quanto arriviamo secondo noi? E effettivamente alle ore 20, quello che si avvicina di più, per adesso sono... 45,5, ma tu ti avvicinerai sempre di più, sì. A meno che non si arriva a Paolo. A meno che non si arriva a 58. Che Paolo però la in 27 minuti. No, no, è quindi è molto improbabile. Io devo decidere il dramma qui, devo decidere la penitenza per tutti. No, ragazzi, no, fatelo decidere a Paolo, dai, è tutta. Allora, Fede, attualmente siete 245 persone alla prima e 180 alla pizzata. Ok, ok. È gestibilissimo allora. Non gestibilissimo. Cioè, gestibilissimo non rispetto termine. All'inferno che pensavamo noi. È vero, alcuni biglietti sono doppi. Eh sì, devi contare per due. Devi contare i biglietti doppi. 50% doppio di quei 100. Però adesso mancano 1200 euro, 26 minuti alla fine per il tier da 50 con 8 ore di live. Dannate tasse. Noi non diciamo mai così, noi diciamo tasse puttane. io non ho pensato a cosa farvi. Vi dico, io ero talmente proiettato se a vuoi, fare ti do altro. La mia. Ah, ditemi le vostre, così prendo spunto. Io la mia te l'ho detta. Tu la tua... Una lupa mannara intera col telefono spento. Ma no, non sarebbe stato. Io ti avevo fatto una giornata senza telefono. Tutti? Michele, una giornata senza telefono, tutti così. Con me una giornata. Ma poi il bello è che tutte le penitenze crollano su Nicola. Perché tutti su di me? Cioè, fate quella di Mario? Ah, ognuno ha una penitenza. In realtà, se vinci voi, volevo fare una cosa doppia a combo. Lui senza cellulare vi dovete fare un viaggio col treno da qua a Roma. Ma lo vuoi uccidere? Per tornare. Però lui senza cellulare e tu col cellulare. Ti dico, un viaggio sul treno con no, Nicola. A treno non ci sta a Roma, è in Pullman. Se no il treno. No, il treno. Sono due scali. Con gli scali. Che rottura di coglione, madonna. No, guarda, il viaggio lineare per prendere un caffè e tornare significa che ci facciamo 5 ore di switch, va benissimo per me. No, senza tecnologia. Senza tecnologia. Ah. Con il cellulare perché giustamente poi comunico col mondo, lui no, cioè lui deve soffrire a vedere. Ah, sì, giusto. No, vabbè, ma se lui non lo usa, non lo uso neanche io. E si fanno cose belle, edificanti, si gioca a incipit. Fate il rimborso. Rocco? Ti ho detto la rano su Persona 5. No, ma col cazzo che facevo la rano su Persona 5. Cioè, Rocco ha inventato una penitenza che dura sei anni. Una run su Persona 5. Con Paolo che monta e Michele che reagisce a ogni montaggio. No, ma questo è un girone dell'inferno. Cioè, non è una penitenza, ragazzi. Andiamo. Finora sono stati più leggero, comunque. Infatti, due ore. Vi ho tolto un'ora e 40 di vita. Due che ore. Sembrano nove, ma vi avrei tolto un'ora e 40 di vita. Però io avrei donato nuova vita a Relax. Sì, tu avresti fatto una serie per Relax di 9 anni, però. Sì. Guarda, secondo me la punizione in questo momento per Nicola sarebbe cancellargli il salvataggio di Baldur's Gate. Madonna! E tu mi vuoi uccidere? No, vabbè, però posso dire, non mi piacerebbe su Baldur's Perché Gate. Perché proveresti altre cose. Certo. Su Baldur's Gate, però vabbè, se me lo fai su David Diver, muore. Quello. Cioè è infinito quel gioco là, è veramente devastante per quanto sia lungo. Io non lo so perché coso... Dredge l'ho giocato 2 volte. Su Switch e su console. Su Switch? Ah, su Switch fa schifo perché il frame rate è bassissimo. Anche la seconda run su Baldur non è male. Merda. No, ragazzi, adesso decido io. Se arriviamo a 52 decidi tu. Quindi allora non la dico ancora la mia. La tua non la dici ancora, allora non la dico ancora io. Tanto non la so. Paolo puoi riportare il Baldur alla gloria.
No, io non so, io non mi ero proprio documentato a riguardo. Farlo giocare 5 ore di seguito a Only Up. A me è semplice quanto bastarda. Guarda, ecco, su di là. No, bisogna aspettare il risultato. Papà, quindi, ragazzi, io non lo so, io ho 20 minuti per pensare, ragazzi, aiutatemi, è una cosa che possa distruggere loro come persone, interna a me. Stipendi dimezzati. Allora, questo mese tutti quanti dimezzate, io mi prendo il re. ci sta, mi piace. No, no, no. Raga, penitenza, non tortura. Infatti, persona sarebbe stata una tortura. Madonna, Rocco era il più crudele finora. No, no, tranquillo, ne ho io una un po' fisica. Fisica, la Madonna. La raggi di farlo. Andare nel bosco. La casa di Paolo. Riniziare Gollum. Io l'ho fatto. Allora, anche Michele l'ha giocato. Allora, facciamo così. Vi lascio tutti quanti senza cellulare in mezzo al bosco, me ne vado. Vabbè, è un omicidio. Io mi diverto. Easy, lui ha fatto gli scatti. Sì. Ma io dipende da dove vi lascio, però. Perché sono 15 ore che ti fermi? No, io so cavarmela nel bosco perché so trovare il nord. È dalla parte del tronco dove c'è il muscolo. Non è vero un cazzo, funziona solo a metà quella cosa là, eh? Io ero un campione in questa. Però funziona solo a metà. Certe volte non funziona un cazzo, perché dipende anche da come è coperto l'albero. Tu non devi guardare l'albero, ne devi guardare 20 e capire la media del muscolo. Grazie, sì. Così si fa. Basta vedere di giorno dove è il sole, a che ora, e sì, la notte dove è la stella polare. Ma quando il folto degli alberi tutti è folto, troppo survivalisti sono questi qua. Tu non vedi nulla sopra di te, non ti orienti facile. Se c'è nebbia, ti lascio al porticone nulla di notte col cazzo. Che poi negli scout c'era anche questa cosa. Ti porta in città malfamata e ti lascio alle 4 del mattino. Qual è? tipo una cosa, sai che quelli lì che a un certo punto fanno, e questa è stata la tua tortura? Ma come? E qui fast travel, il flashback di un tizio chiuso nel bagagliaio con una prostituta morta di fianco. Ma era solo la tua tortura. Ah, bravo. Per risponderti, quante magliette dei Ghost ho? Tipo 7-8. Perché mi dovevo cambiare le magliette, che ormai avevo magliette che mettevo tipo da 5 anni. Ne ho comprata una, mi stava bene. Ho speso 200 euro di magliette, mi piacevano quasi tutte. 49.478! Ma poi a che serve ossessionarsi a trovare il nord se poi magari tu devi andare da un'altra parte? Perché sai dove puoi andare poi eventualmente. Cioè, se tu sai dove è il nord e sai che dall'altra parte fanno la mozzarella buona. Cioè, questa è più o meno la regola. Giusto? Bene, mancano 20 minuti alla fine e io non so ancora che cosa farvi fare, perché ovviamente sono... Senti, usa la I, come al solito. Pugnali lentamente, 5 volte lo sterpe, 10 sulle gambe. Recidi loro il prepuzio mentre dormono. Guarda che la I non ha pietà. Allora, ragazzi, donate che dovete sentire la mia penitenza. Allora, adesso io devo spiegare all'intelligenza artificiale, lo farò con un vocale. Noi siamo 4. Allora. Con degli amici abbiamo fatto una scommessa. Chi avrebbe perso avrebbe regalato agli altri una penitenza. Chi avesse perso avrebbe regalato... Si capisce, lui lo capisce. Va bene, è la mia penitenza. Cristo, che adesso la moltiplico per... Sono confuso io. Io ho vinto questa gara. E dai, Dio! Tra un po' il telefono di Nicola va. Quindi mi tocca creare una pre. Chiusa azienda. Penitenza. Per 4 uomini. Indicativamente sulla Trentina. Di razza caucasica. Di razza caucasica. Cis. Cis, ha scritto. Cis, ha scritto due volte. Mi consigli 10 penitenze? Come 10? 10? Fermo, come mi vieni?
Da fare. Oh. Risponde, che cazzo hai detto? Oh, ha capito. Ecco una lista di 10 penitenze simpatiche e innocue. Canto, aspetta, aspetta. Canto in pubblico. Ma ragionavo. Questo è fastidioso. Fare cantare al perdente una canzone famosa in un luogo pubblico come un parco o una piazza. Dei make up devono truccare. Dei make up. Perché la penitenza fatta dall'intelligenza artificiale. Ma perché dei make up? È stato scritto dei make up tutto il giorno. Devono truccarsi o essere truccati da qualcuno e uscire così per un paio d'ore. Ma perché dei allora? Cazzo, so, dei ha scritto. Forse è trucco travestimento. Da travestimento. Devono indossare un costume buffo, ad esempio da coniglio o banana. Questo perché hai scritto cis, mo ci mette travestimento. E fare, e fare una breve passeggiata in città. Da coniglio. Danza, danza. Apprendere e eseguire una coreografia. Madò, che bello sarebbe vedervi una coreografia tutti e quattro. Mamma mia. È orribile. Mamma mia, mamma mia. Cibo piccante. Vabbè, questa l'abbiamo fatto. Lettera d'amore. Come lettera? Scrivere una lettera d'amore a un oggetto inanimato e leggerla ad alta voce. Ma davanti a chi? Non lo so, ad alta voce. Nel bagno, dove la leggo? Karaoke, lavori domestici, imitazioni. Devono imitare un personaggio famoso o un animale per un determinato periodo di tempo. Autocomplimenti. Autocomplimenti. Devono stare in un luogo pubblico e ogni 5 minuti dire ad alta voce qualcosa di bello su se stessi per almeno mezz'ora. Questa è incredibilmente cringe. Ma tu immagina... Ragazzi, guardate... 50.000 e più qua. Ma no, live Rocco 823 live di 8 ore. Live di 8 ore. Ecco la punizione. Però non mi è piaciuto come ha ragionato la IA, ha preso solo l'ultima frase. Però quanto è bello andare in... voi quattro andate in piazza vicino ai vecchielli. Però sono proprio bravo, sono proprio bravo. Cazzo, c'ho una chioma. Però aspetta. Allora, questo ovviamente verrà tutto ripreso, ragazzi. Qualunque cosa facciamo, la riprendiamo e finisce nel documentario. A 52.000 vince Paolo. Io non ho ancora scelto, non sappiamo che cosa farà Paolo. Paolo, ci vuoi dare una... Tanto ormai... Una delucidazione? No, era molto semplice. Un ritorno, un grande classico del canale. Una partita di Peggle con penitenza di tutto quello che abbiamo lasciato oggi in live. Tutto. Tutto. E madonna, se lo facciamo a settembre, Paolo, macello. Quindi ci scappa un torneo. No, ci scappa pure il no, morto. Ci scappa la scappa la rianimazione a settembre, perché i pacchi sono pure aperti, già erano scaduti. Ti mangi una cosa di quelle e ti caghi addosso a vita. Allora, aspetta che adesso provo a fare una cosa. Visto che ci sono alcune penitenze molto forti nella lista che hai fatto, virgola, puoi per favore scrivermi le penitenze più cattive che devo assolutamente evitare per i miei amici? Allora, vediamo se non hanno pacciato. Certo, quando si pensa alle penitenze è importante garantire che siano sicure, rispettose e non umilianti. Ecco alcune penitenze che sarebbero meglio evitare. Quanto si fa fregare facile. Umidificare o gettare acqua potrebbe causare problemi di salute, rovinare vestiti o dispositivi. Forzare l'ingestione, che si tratti di alcol, cibi piccanti o qualsiasi cosa che possa causare problemi. Esposizione al pericolo, però non è preciso. O attraversare strade trafficate ad occhi chiusi. Mi piace, la facciamo. Attraversare strade, ma quanto è stupido! Commenti o azioni razziste, sessiste o discriminatorie, anche se fatti in buona fede, può essere molto offensivo. Penitenze che coinvolgono nudità o esposizione imbarazzante, se possono essere molte. Danneggiare proprietà, documentare senza consenso, forzare contatti fisici non desiderati, ad esempio baciare qualcuno a caso, penitenze che possono avere conseguenze legali come rubare. Aspetta, puoi per favore essere più specifico sulle penitenze? Perché alcune sono troppo generaliste di quelle cattive che hai inserito e non vorrei incorrere in sanzioni.
capito? Cioè, il bello danneggiamento alla proprietà. Certamente, specifico meglio alcune potenzialmente problematiche affinché tu possa avere un quadro più chiaro. Vedi come è preciso? Manipolazione di bevande. Mai versare alcol o sostanze in una bevanda per qualcuno senza il suo consenso. Incitare al furto. Dai, ruba, ruba. Anche rubare un articolo di piccolo valore in un negozio o da una persona può comportare conseguenze legali. Ah, certo. Tentare acrobazie pericolose, invitare a molestie, esposizione pubblica, ad esempio sfidare qualcuno a spogliarsi, a compiere atti osceni, vandalismo, come graffittare muri, danneggiare veicoli e distruggere proprietà. Ma non so penitenza, il Fight Club questa cosa che sta facendo. Violenza fisica, anche schiaffi amichevoli o piccoli spintoni possono causare danni, non tutti. Condivisione non autorizzata, ad esempio postare foto o video imbarazzanti di qualcuno senza il suo consenso. Bene, direi ragazzi, che devo scegliere. Sì, cioè GPT ti ha chiarito le idee. Ne ho tante. Però adesso ne hai tante. Ne ho molte di più, però... Personalizzate o di gruppo? Mi sa che la fa di gruppo. Mi piacerebbe un sacco farla di gruppo, capito? Però ce l'ho pensato, perché adesso proprio ce ne sta crescendo in me. Il ritorno di Baldo con Mario. Non è di gruppo, no, non è di gruppo, sarebbe solo su di me. No, e poi andrebbe contro di me perché non lo rigiocherei mai. Questo era il telefono. Ok, quella è la gioia. Sì, ma no, perché cioè, poi sono io che soffro. Voi due vi ricordate? Io non mi ricordo un cazzo, e quello è il problema. Io dovrei ricominciare. No, su 40 ore. è uno sfregio, capito? Sarebbe uno sfregio. Madonna, sai che qua quante possibilità, capito? Quante possibilità. Decidete la penitenza usando i dadi di incipi. Potrei. 11 minuti, intanto siamo a 50.400, 830 sostenitori, una roba fuori. Quando arriverà un punto della nostra esistenza dove smetteremo di esistere, sulla lapide potete tutti quanti scrivere: ho prodotto un cortometraggio che potenzialmente potrebbe essere una merda, ma lo sapremo solo fra qualche mese. Fra qualche mese lo sapremo bene. Però sapete cosa? Adesso potete metterlo anche sul curriculum, producer, no? Producer. Siete tutti producer, ragazzi. Sapete qual è la cosa bella? È che non so, cioè, normalmente quando tu sei un produttore, sì, tu hai l'ansia da prestazione per fare una cosa bella. Sì. È la prima volta che ho l'ansia da prestazione di non fare una cosa abbastanza brutta. È vero, è il contrario. Comunque ansia da prestazione. È molto ansia da prestazione. Au contraire. Ma tipo lo scaglione da 55 e 60 manca? Lo scaglione da 55 e 60, se fossimo arrivati così vicini, l'avremmo fatto insieme. È uno scaglione che ho lasciato bucato per farlo insieme alla community. Però ci siamo. Se ci arriviamo a 55 lo facciamo insieme. Ci fermiamo in live. Sì. Vabbè, ma tanto abbiamo capito di che morte si muore qui. Quindi ricordiamo a tutti quanti adesso lo scaglione. Cosa succede sì. Adesso? Guarda quanto devi scrollare per arrivare a... Sì, siamo arrivati molto avanti. Molto avanti. Molto avanti. Allora, però una cosa ce l'abbiamo già. Già la diamonica. Avevamo già preso la diamonica. Sì, questa l'abbiamo comprata proprio per il progetto. Questa. Siamo stati, come si dice? È uguale, questa è la stessa che vedete là. Più o meno. Non è lo stesso modello, eh. Non è lo stesso modello, ma... Infatti ci hanno scammato, perché è la stessa marca. No, è completamente diverso questo nella foto. Vabbè, comunque ci hanno scammato. Rocco, fai vedere lo schermo. Non è la stessa. Ci hanno scammato. Mostra. Guardala. È vero. Ci hanno scammato. Però suona bene. Ma è più bella la nostra. Senza dubbio, però. Io devo fare la musica. Cazzo, mo ho realizzato. Ma ti aiuto io. Ti aiuto io. Mi aiuti tu? A registrare, non a suonare. Senti, è già molto horror. Sì, io ti metterò un metronomo nelle orecchie e tu creerai. E col metronomo tu mi vuoi uccidere? Se quindi, no, come si loopano? Abbiamo già la diamonica, una cosa importante. Attrezzatura. iPhone 12 Pro. Ce l'abbiamo. Uno dei miei vecchi iPhone comunque. Sì.
Strafago 90, lo dobbiamo chiamare. Ah, io lo devo dire. Aspetta. Perché noi abbiamo coinvolto i cugini, ma loro non lo sapevano. Mo lo chiamiamo intanto a Strafago. Che fa? Ti faccio la sottofondo. Emanuele, buonasera. Ti informo che con il crowdfunding siamo arrivati a 50.000 euro. E in questo caso tu devi fare l'operatore di ripresa. Quindi, poi quando torno dalle ferie ne parliamo. Regia. Cazzo. Lo chiamo a Francesco. Francesco non mi risponde. È in chiusura. È in chiusura. Mo lo chiamo direttamente. Lo chiamo, chiamo a Francesco. Sto chiamando. Mo abbasso il volume perché sennò. Dagli subito. Mi risponde. Di non bestemmiare. Non bestemmiare. Parto subito così. Ma se sta in chiusura non mi risponde. Ma. Io l'altro giorno ho mandato un messaggio ad Arnaldo che iniziava con un. Bene. L'ho ascoltato in pubblico. No, non mi risponde. Poi peccato, peccato. No. Questo per dirvi quanto sono ignari di tutti. Tutti ignari. Sceneggiatura. Abbiamo un Rocco Ciampone, Paolo Di Falco e a questo punto ci aggiungerei anche il nostro amico. Davide La Rosa. Davide La Rosa va scritto. Fotografia. Nessun responsabile. Oh, Cristo. Ma una persona bendata andrà in giro con un faretto a illuminare supervisionato dal sapiente regia. Oh, cri cri. Quindi della fotografia in realtà se ne occupa la regia dicendo al bendato dove andare. Francesco. No, ragazzi, ci tengo a far notare che siamo su 50.797. Stiamo salendo. Quanti minuti mancano? Sette. Sette minuti alla fine. Audio totalmente doppiato, sonorizzato a bocca in post-produzione, quindi mi vuoi fare... Perfetto, sei proprio... Mario e Nicola osservano ma possono dare consigli in caso di necessità. Questo mi rassicura un pelo. Qua possiamo consigliare. Qua possiamo ancora... Sta bene come una merda, ragazzi. Raga, non esagerate, cioè cose tipo... Non esageriamo. A parte il fatto che io devo leggere la sceneggiatura poi, eh. Eh sì. Ma non la leggerai, la vedrai in live. No, io la voglio leggere. Io devo sapere. Ma la vedrai in live. La vedrai nella nostra live. Sarà in live la sceneggiatura. Sì, ma secondo te in quante ore ci mettono? Otto. Quanti ripensamenti fanno? Io mi ricordo che cazzo hanno combinato. Alla fine la devo leggere, se no. Sì, però io credo che in 8 ore non riescano. Condividetemi il Google Doc. Ma io credo che in 8 ore non riescano proprio a fare un buon lavoro. Non devo durare il corto. 20 minuti. Allora, io una sceneggiatura di 20 minuti io la faccio un paio d'ore. Cioè, però una sceneggiatura di un video YouTube normale. Sono tante. Dovete creare i personaggi, cioè, dovete far parlare. Sono diavolo, c'è IA. Sono nelle mie testa. Sono sì. Allora, un personaggio verrà doppiato da un attore del sesso opposto. Realizzeremo una creatura spaventosa in cartapesta, creeremo una scena d'amore con il mostro. Qua mancano delle cose. Manca sia lo spottone che manca Fraus che scatta. Però adesso lo inseriamo. Abbiamo anche lo spottone. Sì, ci starà anche lo spottone. C'è lo spottone? Perché allora, hai visto i film di Carlo Sortino? Cioè, sempre uno spot di un bar, di una cosa. Allora, questa cosa qua ve la dovete segnare, per voi sarà... La cosa bella sarà fare lo spot di qualcosa in una foresta, io voglio proprio vedere come cazzo lo contesto. Paolo Di Falco. Presente. Eccoti qui. Le 20 e 25, ragazzi. E Davide. Ci vuole pensare che entrerà nella camera sicuro. Sempre. E cadrà, magari. E voi ricordatevi che avrete la mia penitenza. Non so ancora quando. Però siamo a 50. Non la posso dire adesso. Non la posso dire adesso. Insomma, ho troppa ansia da prestazione. No, ci sono sei testimoni, se no non accettiamo. Non vale. Però aspetta. Tu hai detto 40.500? 45.500. Io ho detto 58, compa, intanto che arrivo a 58. Ci ho provato.
Ragazzi, che trauma gli vogliamo far vivere a questi spot a questi in una foresta facilissimo, sponsorizzate Tridon. Oppure una buona casa. Il problema è che se è una cosa vera quella che sponsorizzi, probabilmente ai concorsi gli stai sui coglioni. Ci dobbiamo inventare una cosa da sponsorizzare che non esiste. Ah beh, gli stai sui coglioni, però non è detto che... No, non so. È il nostro sponsor. Anche la quarta parete. Potrebbe rompere i coglioni per farci prendere ai concorsi. Dobbiamo leggerci un attimino i bandi dei concorsi, capire un attimino che cosa cercano, cosa non vuole. Perché se vediamo che per loro non è un problema, a questo punto Tridon me lo possiamo tirare in causa. Che succede se non riescono a finire la sceneggiatura in 8 ore? Si gira quello che c'è e si fa tutto in post-produzione con le didascalie. Ma sei pazzo? Non sono pazzo. Lo facciamo finire agli attori là come si trovano. Ho visto fare molto di peggio in alcuni film. In alcuni film ho visto fare molto di peggio. Il paninaro di Derm, sponsor di Oxan nel corpo. Di Oxan! Io uso di Oxan! Quella cosa è rimasta nel cuore proprio. Ma di Oxan. Nico, fagli organizzare il termo di come si Bella, mi piace come penitenza. Ci sta. No, ma dopo un po' comincia ad avere la bava alla bocca. Ma per chi non ha contribuito, non c'è modo di vedere il prodotto anche un anno dopo, giusto? Per un anno dopo, sì. Fra un anno ne riparliamo, ma prima di un anno non esce nulla. Dipende da che concorso partecipiamo. Cioè, perché poi tutto sta al regolamento di quel concorso specifico. Mancano 3 minuti, ragazzi. Ultimi in linea, 50.878, siamo 843, una roba... Cioè, abbiamo superato il crowdfunding dello spazio. Mm-hmm. Di... 600 euro, l'altro qua... Starter. Veramente? Sì. Incipit, un cazzo nello spazio, l'abbiamo chiuso. Mandami... Punizioni. Lo so, la devo dire, però non lo hai so. Hai pochi minuti. Scade la punizione. Hai pochi minuti. Non hai due minuti. Abbiamo fatto 51.620 nell'altra. Qui siamo a 50.878, quindi... 80 secondi, 84, 83, 80, aspetta, 79, 76, 75, 60 secondi al finale, ragazzi, con 50.878, vediamo se qualcuno ci prova a fare un arrivare a 51.000 in 60 secondi. Falli ballare lo schiaccianose col tutù. 56, 55. La frase preferita di Sinergo durante il film. 1000% di finanziamento abbiamo fatto, perché siamo partiti da 5.000 e abbiamo fatto il 1000. Ma sì, dai, raga, non potremmo essere peggio di uno degli ultimi film della Marvel. Crash Bandicoot con le didascalie. Il finale di Crash Bandicoot con le didascalie. Se non c'è supermercato basta sponsorizzare il prodotto. Dai raga, idea per la penitenza, fare una live su The Bubble Exodus, ma non è una penitenza. A quei due nel colon, supposta. La penitenza, scegli il taglio di capelli di tutti, no. Poi lui vince sempre. 15 secondi, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, Diego! Ragazzi, a pulire! Cazzo di bordello! Ma che vedete per terra? Che cazzo! C'è un... Abbiamo fatto un casino! C'è un puttanaio! Siamo okay. Una grande e bellissima community, lo posso dire, di grandi coglioni, ragazzi, ne facciamo tutti parte. Assolutamente, io sono convinto che se avessimo fatto questa cosa per un corto serio avremmo fatto 2000 euro. sì, cioè, devi fare un corto bello, sistemato. 2000 euro, non saremmo nemmeno arrivati al primo. No, fuori da ogni logica, ragazzi. Come siete belli. Costringi Mario a vedere Secret Invasion. Guarda Vito, tutti me ne stanno parlando come dell'anticristo. Ma intanto abbiamo chiuso a 50.918,66 con 844 di voi. Mamma mia. Quindi adesso si inizia a creare. Adesso si inizia immediatamente
a creare. Io però non devo pensare a niente, perché allora, effettivamente... allora in realtà le live le facciamo a settembre, appena sì? torniamo facciamo la live dedicata alla scrittura, perché poi dobbiamo andare subito in produzione, sì? Quindi sarà una roba veramente sceneggiatura. Adesso in 8 ore, quindi in una giornata lavorativa deve essere bella. Che merda, una giornata lavorativa, una sceneggiatura per un corto di 20 minuti che dovremo mandare. Mi piacerebbe che fosse un lunedì, così lo spirito è peggio del peggio. Mamma mia. E fatto questo, poi noi dobbiamo effettivamente andare in creazione, e lì ci serviranno almeno quelle 2 settimane piene per la registrazione. Sì, sarà quello un bel blocco. 2 settimane di media, di minimo, sicuramente serviranno. Avevo fatto la donazione all'ultimo minuto, ma la carta l'ha bloccata. È troppo tardi. Allora è andata male. Comunque a me piace molto l'idea che si faccia questa cosa con persone completamente avulse da questo mondo. Mi piace veramente molto, perché oltre a un esperimento cinematografico è un esperimento sociale. Sì, avete contribuito a tutti gli effetti a un esperimento sì. sociale, perché... La regia non sa nemmeno di essere regista, non mi risponde, quindi non lo sa. Metteteci le bestemmie, per favore. Vabbè, partecipare a un concorso. Gli operatori di solito sanno dove devono premere, che cosa devono fare, che tipo di inquadratura, la composizione per l'operatore è importantissima. Sì. Anche perché è lui che dovrebbe deciderla, sempre sulla base di quello che dice il regista. Qui non ci sarà un aiuto fotografia, ma ci sarà un uomo con un faretto. Bendato con un faretto. Però c'è da dire che mio cugino ha la manina felice, eh? Cioè non fa inquadrature a cazzo. No, però il faretto che... No, la fotografia sarà un delirio. Delirio pieno. Poi come se si vedrà in campo, metti che si... No, però lo deve dirigere il regista. Ok, però se si vede... Allora, la cosa importante, il regista non può toccare la camera. No, il regista non tocca la camera, lui dirige e basta. Quindi, allora, normalmente quando i progetti sono piccoli, il regista collima con l'operatore, okay? Sì, deve farci praticamente l'amore. No, è la stessa persona molto spesso, perché si va al risparmio e che, cioè, di solito il regista, ci sono anche tanti registi che amano stare dietro la macchina da presa, ok? Però generalmente... nelle cose a piccolo budget, il regista è il direttore della fotografia, che è pure l'operatore, che è pure, capito, il truccatore, fa tutto lui. In questo caso noi abbiamo voluto un organico differenziato, proprio perché così viene peggio. La mano destra non sappia cosa fa la sinistra, questa è un po' la regola. Poi una persona almeno deve morire, perché uno deve essere Fraus. Beh, è un horror, penso che moriranno diversi personaggi. Proprio questo non lo sappiamo. Uno già è andato. Vabbè, uno deve morire perché Fraus deve morire. Non so se sarà... Anche un altro. Voi avete già deciso che la gente deve morire. Ci sono degli... Ma il corto conterrà nudità? Non lo so, chiediamo agli sceneggiatori. Questo però sarà un cortometraggio scritto a 6 mani. Sì. Da uno che ne sa qualcosa e 2 non un cazzo. Uno che ne sa tanto e 2-0, quindi credo che sarà proprio spettacolare. Ah, la mia clessidra. Dio buono. Siete emozionati di incontrare tutti i donatori? Vabbè, noi siamo sempre, sempre comunque sia invogliati a incontrarvi. Siete venuti al Termoli Comics. Certo che qui sarà un po' più ristretta la faccenda, sarà un po' più semplice. Sarà pure più semplice fare 2 chiacchiere, perché al Termoli Comics era fisicamente impossibile metterci là e chiacchierare. Qui diciamo che non è esattamente... Qui sarà tipo festa di laurea, molto... Sì, è una cosa del genere. Matrimonio style. Più che altro a me fa veramente piacere mettere su la prima, l'evento. Io e Nicola ci concentreremo molto su questo, mentre loro fanno la sceneggiatura, tutto il resto. Cercheremo di mettere su un bello spettacolo, perché il corto dura 20 minuti, ma la prima vogliamo che... No, la prima sarà comunque uno spettacolo per tutti, insomma, sarà una cosa divertente. Speriamo che sia una cosa divertente. Poi sì, sì, sì.
piangeremo tutti con il cortometraggio di 20 sì, minuti. Assolutamente. E poi almeno vi regaliamo uno spettacolo degno di tale, no, almeno. Almeno. Però so che ci saranno applausi a scena aperta là, sul finale del cortometraggio. Sono sicuro tutti... Qua ve li guardate tutti i titoli di coda perché ci siete voi. E anche i titoli di testa. Sai con... che una, alcuni concorsi, credo la maggior parte, contano i titoli di coda per, il, per far diventare il minutaggio. Quindi se noi facciamo 20 minuti, probabilmente i titoli di coda li dobbiamo splittare in due per farli stare dentro, altrimenti diventa un medio metraggio. Dobbiamo stare dentro i 20. Sopra i 20 è... Vabbè, ma dipende dalla bravura degli sceneggiatori qui. Bravissimi. Dipende un po' dal montaggio. Ma mi date permesso di montare col jump cut? Se devo forzare. E ci stanno... io sono molto curioso, veramente non ho idea di che cosa verrà fuori. Cioè, però tu non hai il controllo, penso. No, ma questa volta io avrò il controllo soltanto su quello che mi compete. Ho scritto, daremo dei consigli. Io e Nicola facciamo la prima. Io e Nicola penseremo alla prima. Io questo uccide più me che lui, eh. Questo uccide più me che lui. No, perché sono curioso di vedere poi le soluzioni che adotteremo, perché è impossibile che cioè si creeranno sicuramente delle scene fuori luogo e fuori controllo. Più si spinge in sceneggiatura, più noi dovremo fare porcate. Tranquilli ragazzi, siete in mani sicure. Cioè, mi ha giocato la scena. E io faccio anche la musica, ragazzi. Io mi dispiace per la musica. Perché... Poi dobbiamo doppiare tutto. Poi va doppiato tutto. È un personaggio del sesso opposto. Ma dobbiamo chiamare qualcuno di importante a doppiare. 5 minuti di Luca Ward. Io farei. Quando misto? Ci costano 5 minuti di Luca Ward? Ma secondo me, se sente di questo progetto, pensa che siamo. Pensa che abbiamo dei problemi mentali e ci aiuta per beneficenza. Però io farei. Una roba tipo Maurizio Merluzzo, ci sto pensando, Maurizio. Mio cugino, un po', che cazzo ne so, prendiamo Gian Andrea e poi ci mettiamo tipo tua sorella, cioè cose così. Quindi dissonante, uno professionista. Sì, perché se ci metti uno veramente bravo, poi gli altri si abbassano di livello immediatamente. Sì, le penitenze. Io so. La penitenza e non sapere la vostra penitenza. Io ho il doppiatore perfetto. Chi è? Ernesto. Sì, bravissimo. No, raga, non avete idea. Ci sta. Abbiamo. Poi dobbiamo prendere pure qualcuno che c'ha un po' di dislessia. Sì. Così mentre parla sbaglia pure le parole. Però lo facciamo doppio embriaco. Capolavoro. Uno deve essere ubriaco e devono decidere loro se è vero ubriaco veramente oppure per finta. Sarebbe pure bello fargli doppiare tutto facendogli guardare un altro personaggio. Però poi vediamo come pensiamo. Poi vediamo. E se no uno lo facciamo parlare direttamente in inglese. Sì. Se li facessimo parlare tutti in inglese e poi li doppiamo in italiano. Mamma mia. Così poi nel documentario esce tipo il coso di... Capito? Sarebbe bellissimo fargli... Perché se loro parlano in inglese, a parte che... Il labiale completamente. Se ne sconnesso. Però traduciamo la sceneggiatura con Google Translate. E beh, tanto non si sentono, sono soddoppiati. Li lasciamo bassi in sottofondo. No, così no, così non è cortometraggio, così è documentario. No. Sai, non ho visti di cortometraggi, di film così. Il mistero della foresta maledetta, si sentivano piano piano le voci sotto. Sì. È una merda quel film. C'ha l'audio peggiore del mondo. Ma tipo, allora, qual è il film che tu adoreresti a cui eguagliare? Vorresti almeno eguagliare? Allora, non ci si può avvicinare. Sogna. Sogna, no, aspetta. Allora, sogna. Per sogna. Me questo deve... Cioè, per la sogna perfezione... Dimmi, per Manos, me... Manos, The Hands of Fate. Che io non ho visto. Manos è un film speciale che io ho nel cuore, perché è un regista teatrale che l'ho fatto, che parlando con un amico gli ha detto ma adesso vanno di moda sti film horror, io lo potrei girare in due giorni un film horror. E quindi per scommessa ha fatto Manos.
E l'ha fatto. Solo che Manos è definito il peggior film mai girato sulla faccia della Terra. Ma tu quindi puoi proprio arrivare al... Ah, ma ho capito, quello del documentario, ci hanno fatto un documentario, no? No, quello è The Room. No, Manos è quello con la scena notturna dove c'è un faretto e vedi solo le falene davanti, gli attori sono bui. Ah, ma è molto vicino a quello che dobbiamo fare. È un gran... Sì, molto vicino, perciò penso a Manos. La panetteria. Perché la panetteria? Non lo so. Nella versione fisica ci sarà il Dolby Atmos. Il Dolby Atmos, guarda, io mi occuperò del montaggio e upscalerò il film in 4K DCI. Cioè lo farò uscire a una risoluzione infinita, ma sarò chiaramente upscalato maledettamente. Madonna, ma lui è geniale, così potete anche partecipare ai contest internazionali con l'inglese. Ma con l'inglese nostro. Però. Con l'inglese nostro. Penso un signore del 3000 che pubblicherà un video recensione del vostro film. No, io la faccio subito la recensione del film. Sì, perché non è frutto, cioè... Ma il trailer lo possiamo fare, però. Il trailer lo possiamo far vedere. Faccio la recensione e ci metto le scene del trailer. Ah. Così... Così non ti faccio copyright strike, perché è comunque un prodotto nostro, quindi... Che noi fanno sempre copyright strike. Ma mi rompono i coglioni per due. Però una cosa... Però ti potrei fare il copyright strike per ricordare... Per simpatia. Guarda, adesso sono tipo 4-5 anni che non becco un copyright strike perché uso i trailer, ma uso gli screenshot dei trailer, quindi immagini ferme, non mi rompono i coglioni, per ora. Però quanto bello sarebbe farlo in inglese e mandarlo a qualche contest internazionale. Sarebbe molto bello farlo. Ma tipo li mandiamo a quelli in Gambia, in Namibia, ci saranno i contest in Namibia. Ma io lo manderei, cioè, sai, i prodotti anglosassoni sono scritti sempre molto bene, io manderei in Inghilterra. Ma lo portate Far Cry 3 Co-op? Far Cry 6 Co-op? Ma io ce l'ho proprio disinstallato Far Cry 6, ragazzi. Ne avevo abbastanza di Far Cry. Mettete un cazzo di sicurezza nell'horror. No, beh, allora ci sono un sacco di cose da fare, ragazzi. Ma un sacco. Però un sacco. Vi terremo assolutamente aggiornati. Sappiate che sulla pagina Kickstarter poi gli sceneggiatori e il regista vi dovranno tenere. Ma il diario. Ci sarà il diario da fare. Madonna. E se non lo fanno sono loro il problema, ragazzi. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Beh, noi possiamo aiutarli. Ci spiace, non si può fare niente. Io vi aggiornerò sulla registrazione della colonna sonora. Io voglio leggere la sceneggiatura per fare le musiche con Nicola. Nicola deve suonare le musiche e io... Ci sarà, dico, già i primi quattro personaggi con la prima morte... No, ma io voglio, non voglio sapere niente. Ah, bravo. Prodotto finito. No, io non voglio sapere niente. Come le fai le musiche se non sai il film? Ma mi hai detto che non me lo volevi far vedere il film, lo facevo io a cazzo le musiche, non era così. Sì, ma devi sapere almeno l'atmosfera. Cioè, non è horror, nel senso, che cazzo vuoi sapere? Tu non devi vedere le immagini mentre suoni. Ma scusa, ma ti pensi che se tu mi dici, oh, fammi un'atmosfera. Sì, quello è forte. Io non faccio sempre la stessa cosa. No, devi cambiare, è quella la magia. Per esempio, situazione concitata. Situazione concitata. Un inseguimento. Questa, la sagra della salsiccia. È concitata, però. No. Eh? Tipo horror. Beh, bravo. Questo è un traghetto che parte. quelle sono le situazioni concitate, no? Oddio. Redez ha un flow davvero balcanico. È vero? Signor, con una sfida per te, puoi fare 5 flessioni? Vabbè, 5 flessioni sono veramente easy, anche se non le posso fare perché ho la sindrome di Tietze. Che mi sono perso? Oggi ti sei perso un sacco di robe. Però io ci tengo a ringraziarvi tutti, ragazzi. Noi andiamo a cena adesso perché è tardi, ma prima guardate che merda c'è sotto i miei piedi, così capite che dobbiamo fare immediatamente, perché è un devasto. Ecco, questi sono i nostri piedi. Vedi, cascano le altre cose. Grazie a tutti, grazie per essere stati con noi, per averci supportato e sopportato di nuovo. E questa roba... Ed era una cosa a cui io speravo di arrivare a 45.000, arrivare a 50.000 ti commuove. Mi ha commosso per un progetto di merda. Pensate se un domani facessimo una cosa bella.
Forse quest'anno la faremo una cosa bella. A settembre vi daremo notizie anche di un'altra cosa che per il momento è in forse. Ed è una cosa che riguarda tutti noi, tutti voi e la prossima estate. Ciao bellezze!